Ragazzi, ci siamo? Siamo operativi? Forse sì, forse no, vedo tutto nero. I don't know, ho fatto pure la rima. Ci siamo? Siamo operativi? Signori, perdonate l'assenza. Doveva essere lunedì la live, ma ho voluto attendere un po'. E perdonate anche il piccolo ritardo. Come sempre, problemi, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzuoli belli, come va? Come va? Tutto bene? L'importante è essere riusciti a partire, che è sempre un dilemma. Ce la farà il nostro eroe a iniziare la live oggi? Chi lo sa? Come state, ragazzi? Tutto a posto? Io tutto bene. Un po' stanco, devo essere sincero, visto che non dormo da 2 settimane, però. Voi tutto bene, raga? L'importante è che state bene voi. Ah, che bello essere qua con voi. Mi mancavate un sacco, ragazzi. Ciao, ragazzi. Un bacio già a tutti. Grazie per essere qua con me oggi. Spero mi sentiate bene, mi vediate tutto a posto. Sembrerebbe di sì. Ok, siamo tornati alla didattica a distanza, raga. Ma non si capisce più niente. Com'è che la state prendendo? Ditemi, ditemi. Come la vedete questa didattica a distanza? Eh? Ti vedo un po' sciupato. Raga, ve l'ho detto, dormo poco. Probabilmente mi resta pochissimo. Horror, dormo poco. Cioè, proprio un casino. Allora, vediamo un po'. Oggi sono carichissimo, nonostante tutto. Paolo Chies ci chiede cosa facciamo oggi. Allora, come avete visto, credo, dalla copertina, oggi pensavo di portare Minecraft, Rocket League e 60 Seconds. Così, raga, così. Allora, ditemi che ne pensate. Ovviamente si può cambiare. Ricordatevi che c'è anche Fortnite, ci sono un botto di giochi, quindi. Questi più o meno dovrebbero essere i giochi che facciamo oggi. Staremo insieme fino alle 8 e mezza, alle 20 e 30 più o meno, dai. Che ne dite? Eh? Allora io partirei con Rocket League, raga, perché io in realtà non ci ho mai giocato, forse una volta, anni or so, non mi ricordo niente. Quindi io partirei con Rocket League, poi andiamo su 60 Seconds e poi scegliamo se fare Minecraft, Among Us, Fortnite, solite cose, raga. Intanto, ragazzi, grazie per essere qua con me oggi. Vi mando un bacio gigante. Grazie, grazie, grazie. Allora, io faccio i compiti mentre ti guardo. Pilastro grandissimo. Così si fa, ragazzi. Anche voi, se avete compiti da fare o dovete studiare qualcosa, fate mentre stiamo qua tutti insieme, che passiamo un po' di tempo. Allora, ragazzi, va bene. Dai, allora, direi di iniziare. Abbiamo già qua le cuffie pronte. Abbiamo quindi come primo gioco Rocket League. Raga, tranquilli che dopo, come sempre, saluterò cosa ho detto? Le solite persone dalla chat. Prenderò un po', capito, no? Quindi, chiamate già i vostri amici, ditegli di venire che così ci divertiamo un sacco insieme. Mi raccomando, ragazzi, un bel pollicione in su come incoraggiamento a questa live. Ricordo che è gratuito. Allora, al momento non vedete ancora nulla, però adesso. Effetti incredibili. Ci siamo, stagione 2. Non ho fatto neanche mai la prima, per cui non ho idea di che cosa io stia facendo. Allora, ragazzi, vuole ringraziarti in che senso? Non ci ho mai giocato, perché mi dovresti ringraziare? Andiamo, palla 8. Scegli tutto. Non lo so, vi giuro, non so. Mi hanno già dato premi, non ho neanche aperto il gioco. Allora, io direi di scendere subito in campo. Perché perderci in chiacchiere, ragazzi? Facciamo casuale, competitivo, torneo. No, facciamo prima casuale. 3 contro 3. Sì, dai, facciamo, raga, per capire un attimo in che vita mi trovo. Perché secondo me è un gioco dove io proprio non sono capace. Cioè, come tutti gli altri. Proviamo. Sta già iniziando?
Dai ragazzi, ti fate per me, spero, no? Dai, sono Messi, sono Cristiano Ronaldo, chi sono io? Eccoci! Fast and Furious? Ma è bellissimo, ragazzi. Ah, stiamo cercando ancora altri tre giocatori. Ok, li abbiamo trovati. Vai! No, vabbè, sono carichissimo, raga. Calmi. Ok, no, no. Piano piano capisco, raga, tranquilli. Non ci hanno fatto già gol, vero? Ci hanno fatto già gol, bellissimo. Fantastico. Ho delle difficoltà nel comprendere cosa io debba fare. Allora, con la B si accelera. E questo è già un primo passo. Ok, con la si salta così. No, ma è un casino. No, raga. Non ho abbastanza quoziente intellettivo per giocare a questo gioco. No, non posso farcela. Mi sono già cappottato. Calmi! Allora, cos'è sto macello? Io sono i blu. E fin qua. Oh! Raga, non riesco neanche a muovermi. Non ho più il NOS. Vabbè, ma faccio schifo, raga. Non riesco a prenderla. Cioè, proprio la sto fallendo. Ok, l'ho toccata. Mi reputo già abbastanza soddisfatto. Vai, raga, esplodono cose. Ma cosa? È un po' difficile. Devo capire ancora bene i tasti, perché non è così semplice. L'ho toccata. Dov'è? Raga, voi siete forti a Rocket League. Non ti permettere mai più. Io sono più veloce di te. Ok, voi siete forti, dicevo, perché io, come potete vedere, sono un po' raccapricciante. Via, via! E via! No! Non toccare! Allora, però non si capisce niente, raga. Zero. Togliti con sto furgoncino della Parmalat. Gliel'ho tolta. Raga, sono fortissimo, dai, mettetelo. Sto facendo delle... dei salvataggi incredibili. Come ha fatto arrivare la palla? No! L'ho proprio schivata. Io non ho capito l'utilità di questo gioco. Allora, la palla. Ok, calmi, calmi. Come faccio a tuffarmi tipo di lato? Perché non riesco. Ok, niente, raga, sono sempre cappottato. Com'è possibile? Ti fate per me, raga, che si vince oggi, eh? Almeno no. Vai, vai, vai. Vabbè, ma se spingete me, però. Allora, io ho la macchina scrausa. Questo c'è da dirlo. Perché è proprio una macchina. È la 500 dei poveri, questa qua. È una 600 questa. Vabbè, raga, piano piano. Uai! Ce la si fa, eh? Tranquilli. Perché hanno la palla sempre loro? Ah, ma si può fare tipo... Uai! Doppio salto! Ho capito. Ho capito. No! Io cercavo di capire come saltare. Questi facevano gol. Allora, siamo ancora 1-0 però, eh? Calmi tutti, raga. Niente, non c'è perso. Non riesco a toccare la palla. Ma sono... Bravo! Fallo, ti prego! Amiat! Bravissimo! Ma prima era Parmalat, ma chi se ne frega? Grande il furgoncino della Poste Italiana. Bravo! Grande Teo 44. Ragazzi, mi state divertendo. Allora, io lo so. Dai, con i pollicioni che vinciamo oggi. Dai, carino, eh? Ma perché salto? Sbaglio tasto. Gol! Merito mio! Ho fatto tutto io. No, Pink, smettila. Ho fatto tutto io. Dai, è 2-1. Si recupera. Si recupera. Ma perché sono più veloci di me? Perché faccio schifo? Perché sto giocando a questo gioco pur non sapendoci giocare? Perché sto perdendo tempo a... Tante cose. Sono tante le domande della vita. Io salto. Poverino quello là, ha fatto una fine orribile. Però era squadra avversaria, quindi va bene così. Niente, niente, niente. Non me la fanno neanche vedere. Ma perché sbaglio? Non devo saltare. Raga, oggi è una live incredibilmente euforica, io ve lo dico. E via! E via! No! Ma... Raga, ero convinto, eh. Ero convinto, eh. Rovesciata. Cristiano Ronaldo. Messi.
Amiat, levati, dai! Amiat! Gol! Dio! Stavo entrando io in porta. Non lo farai, Bravo! Demolizione, l'ho fatto saltare in aria malissimo, raga. Un minuto rimasto. Attenzione. Uno lo devo fare. Uno lo devo fare, Uno. No! Ho schivato la palla. Uno lo devo fare. Esplosioni, si capisce niente. Ma che sto gioco è una roba assurda. È bellissimo, raga, sono fomentato. Dove sto andando? Ho fatto un errore incredibile. Incredibile, ho proprio lisciato la... Guarda che schifo! Ah, dove ho saltato? Sembravo Heidi con le caprette. Ma porca... niente. 2-2, raga, mancano 30 secondi. Vai! Dai! Dai! Però faccio proprio schifo. Raga, non riesco a utilizzare... Il joypad, sono proprio impedito. No, Non all'ultimo! Ma che cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Gliel'ho tolta sul palo. Dov'è la... No, raga, qua voglio un like, Ma porca, ho sbagliato di nuovo. Ho fatto il curva anziché... Raga, ho fatto una cosa meravigliosa, dai. Meravigliosa, veramente. Non lo farai? Mi dispiace. E mo? Tempi supplementari. Raga, tempi supplementari. Mia! Pensavo di averlo fatto, stavo già per andarmene via. Me ne stavo andando, raga, ve lo giuro. Me ne stavo andando via. L'hanno tolta. L'hanno tolta all'ultimo. Disgraziato. Levati, cosa? Ma pensa te, mi stava infastidendo. Oh, raga, fanno gol. No, ho sbagliato tutto. Dai. Mi sto prendendo bene, io ve lo dico. Una volta che ci prendo mano, poi si vince. No, scusa, te l'ho tolta, Amiat. Perdonami, sappi che ti chiamerò Amiat. Gliel'ho tolta. Neanche giocassimo contro, sono un deficiente. Ho sbagliato. Bravo, Amiat. Ho tolto un mio amico, ma non importa. In guerra tutto è lecito. È bellissimo sto gioco. Raga, ma che cosa state dicendo? Sto gioco è un casino. Non si... L'ho tolta! Sono forte! Levati! Cristiano Ronaldo sulla fascia! Sulla fascia! Due neanche uno, ma siamo proprio forti, Allora, raga, ce la facciamo. Se faccio gol voglio 27.000 like. 27.000 like. Raga! Non stavo neanche guardando, ho fatto esplodere uno. No, no, no. Sì, però... No, no. Ti prego, no. È un casino, raga. Sembra facile, ma... Non lo è. Ma ti prego, no, ti prego. Sono schifoso dentro. Proprio faccio cacare. Ero da solo. I miei compagni mi hanno detto dai fallo. Dai. C'è Amiat. Amiat. Ma per favore, ma Parmalat è parzialmente scremato. Ma voglio dire, si è fatto autogol, sono deficiente. Si era rotto probabilmente. Vincitore arancione. Ma cosa arancione? Ma porca, cosa salti? Cosa salti? Ho vinto equipaggia subito, un piccione. Ma porca, rifacciamo, raga. Rivincita, facciamo la rivincita. Vabbè, quello che esce non importa, va bene comunque. Questa non l'accetto. Amiat ha fatto uno schifo. Cioè, io tutta la partita ho dominato, sono fortissimo. Niente, arriva lui, si fa autogol. Parzialmente scremato. Dai, raga. Dai, venite. Cercando il giocatore, cerchiamo i giocatori. Raga, sono fomentato, Ma è bellissimo sto gioco, è un casino, perché comunque non è semplice, però... Vedete che comunque i colpi li fa... Il problema è che sono storto. Raga, è incredibile. Io devo schiacciare due di tasti, due.
Mi sbaglio. Allora, dai, prendi turbo. Qua, se no voglio vedere che cavolo facciamo. Allora, io mi metto tipo a centrocampo, così appena arriva, pam, un colpo secco e faccio go. Ecco, il problema è che è arrivato a centrocampo, però io pam non l'ho fatto, proprio l'ho schivato. Ehi, ehi, non ti permetto, non toccarmi. Allora, no, però non riesco a saltare io. No! Sì! L'ho tolta! Raga, chiamate i vostri amici, oggi si fa proprio panico e paura, Panico e... Ma togliti dalle... Niente, niente, non collaborano, Non collaborano. E allora Amiat, vai così, sulla fascia, così ti voglio con questo furgoncino da 27 euro. Dai! Ma che cosa? Scusa, Assoluti Magnificent Goal! Mamma mia, ragazzi, mamma mia, non ci ho capito niente. Meno male che però è entrato, sono esplosi tutti. Mamma mia, ragazzi, sto facendo azioni mastodontiche. Vai, così ti vuoi. Bravo, gol! Su! No, vabbè, ma... Magnificent Goal! Magnificent Goal! Bellissimo, bellissimo, ragazzi. 2-0, si va a dominare oggi. Si va a dominare. Raga! Altro che pro player. Ma che pro player? Arrivo io, Piero. In un attimo si fa. Vai. Vabbè, ma siamo fortissimi. Ma alto livello, scuole superiori proprio. Oh, però Amiat, lasciami fare un gol. Scusa, ma con un colpo solo, di quelle precisioni, un cecchino. E vabbè, dai, questa è mia, proprio ce l'ho davanti. Se sbaglio faccio più schifo. Lasciatemela! Persone malvagie! Quattro... C'era quasi! C'era quasi, porca vacca! C'era quasi! Vabbè! No! Mi dispiace! I'm sorry! Vabbè, ok! Ce la facciamo! Ce la facciamo! Levati, Amiat! Gli ho dato un colpo addosso! Dai! Dai! Dov'è? L'ho toccata con il pelo! Cosa sto dicendo? Vai, Amiat! No, ragazzi, non così! Ok, meno male che ci sono io! Vai! Dopo lei con la chat, raga, tranquilli, ma è che adesso sono preso benissimo. Amiat non collabora, Continua a colpire a me, non ha capito in che squadra si trova! Ehi, non ti... Pensavo di aver fatto autogol, mi stavo per lanciare dalla finestra. Dai, questo lo devo fare io. No, ma porca vacca. Gol! Sensational goal! Sì, ragazzi, grande Teo44, chiamato Amiat Parmalat, parzialmente scremato. È fortissimo, ragazzi. È fortissimo. Raga, ditemi se... Dopo vi va di giocare a 60 second, Niente! Amiat, niente! Niente! Me l'ha tolta! Niente! Non vuole collaborare, Amiat. Fa gol, però gli altri non gli lascia niente. Io aspetto qua. Appena arriva, raga, faccio un gol di scivolata. La tolgo, non ho capito. Io me ne devo andare, perché sennò... In difesa chi rimane? Niente! L'ho colpita di schiena. No, la sapevo. Io lo sapevo che dovevo stare in difesa. Lo sapevo. Preferite Among Us? Ditemi voi, raga. Per me è uguale. Vai. Niente, non ce la faccio. Ho la macchina che non funziona. È a GPL. Non va a benzina questa qua. Per quello è lenta. Vai, gol! Come ho fatto a sbagliare? No, non lo so. Non lo comprendo. È proprio inconcepibile per la mia mente. Ho sbagliato davanti alla porta senza nessuno. Meraviglioso. Io te la tolgo, però. Io sono fortissimo! E andrò a fare gol! Però il problema è che tiro poco forte e quindi la palla non arriva a destinazione.
Sto iniziando a capire, eh. Raga, piano piano. Sto iniziando a comprendere. Ok, la palla è qua. Amiat! Dio santo, non ce la fa, eh. Vedi che sono storto. Sembra una banana. Sì, sarà. Amiat! Veramente, ti odio con tutto me stesso, però, a volte, eh. 60 seconds. Ah, vedi, l'ha detto lui. Dobbiamo giocare a 60 seconds, raga. L'ha detto. Raga, vi levate, per favore. Oh, meno male. Meno male che... Ok, è mia! Sulla fascia, Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! C'era le cuffie attaccate, stavo morendo. Sì! Non si sente più, ho fatto così. Porca... Aspetta! Ho staccato... Avevo... Ah! Ok! L'esultanza mi ha fatto staccare le cuffie. Allora, ho fatto gol e sono esplose le cuffie e hanno fatto un altro gol. 6-1. Raga, 6-1. Oggi robe incredibili. Robe incredibili. Io l'ho detto che avrei fatto Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Signori, niente, niente, niente. Siamo troppo forti. Da 1-0 a 6-1. Bellissimo, eh. Bellissimo. Vai. Ok. Ma c'è anche tipo il pubblico che sta tifando. Fantastico. Matrix. Ho sbagliato porta, porca. Matrix. Matrix. Ragazzi, solo qua potete vedere queste partite incredibili. Ormai è andata, raga, non potete fare 6 gol in 6 secondi. Arrivederci. Ne faccio ancora uno. Ne faccio ancora uno. È così, signori, si sboccia proprio. Un bijou. Guarda, ma io posso saltare. Ma stavo saltando anche io. Mamma mia, ragazzi. Voglio un like per questa partita e per la mia impresa. Fantastica. Perché si staccano le cuffie? Le ho rotte, raga. Ho rotto le cuffie. Si stanno continuando a staccare. Ho fatto assolutamente danni. Proprio tantissimi. Ne facciamo ancora un'altra. E probabilmente ancora un'altra. Perché questo gioco è meraviglioso. Dai, e con i pollicioni, ragazzi, sta partita è stata incredibile. 6-1, ho fatto pure un gol, ma meraviglioso. Allora, 60 seconds, molti dite. Anche dite di portare. Aspetta che qua Fortnite. Vediamo, raga. Scegliete mentre facciamo ancora questa partita. E poi ne facciamo probabilmente anche un'altra, perché è bellissimo questo gioco. Scegliete che cosa preferite tra 60 Second, Fortnite e Among Us e Minecraft, ovviamente. Anche perché ne abbiamo un sacco di giochi da fare eventualmente. Non vi preoccupate che non mancano. Come l'ho schivata, come? Mi sono lanciato a 2000 km orari. Qui ci sono altri avversari? Sono diversi da prima. E l'ho tolta. Sto godendo come un riccio che ha appena fatto la cacca per terra. Dai, Amiat, dai, è così. No, Amiat. No, Amiat. Dai, dai, dai. Buttala indietro che faccio un cross. Dai, dai, così. Dai. Non to- Ma perché, Parmalat? Perché latte intero? Perché fai così? Guarda, sono sceso dopo mezz'ora. Niente, ce l'hanno con me. Raga, prima vi ho aiutato, ho fatto anche un gol. Perché mi odiate? Non capisco. Allora, i turbo servono tantissimo. Prendiamoli sempre, non rimaniamo senza. Troppo difficile, non ce l'ho fatta. Allora, io mi dimentico, anzi, che si può fare tipo il doppio salto. Vedi, appunto. Dai, levati pure tu. Cosa sto facendo? Non serve a niente questa cosa. Dai. Contropiede. Cristiano Ronaldo, Messi! Messi! Messi ha avuto una storta. Amiat, non mi togliere costantemente il pallone. Gol! Fa
Fortnite, Among Us, Fortnite, 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 Among Us, Minecraft, 60 Second. E beh, come sempre, non si capisce cosa bisogna fare. Io proverei a fare anche magari una partita su 60 Second, magari. Gol! Gol! Tantissimo! Vabbè, questo è fortissimo. Questo è fortissimo. 60 Second, più che altro forse è un po' lento come gioco, perché devi leggere, cercare di non far morire tutta la famiglia con le radiazioni. Non lo so, se no Fortnite, facendo quello che volete, raga, per me è uguale. Nel frattempo, intanto vinciamo questa partita perché è importantissimo, cioè, ne va del mio onore, a caso. Levati dalle scatole pure tu, questo furgoncino di Fastweb. Dov'è? Però il trovare la palla, vabbè che c'è la freccia, però è un casino. Ho mal di testa. Allora, dai, dai ragazzi, che siamo ancora in partita 2-0. Dobbiamo farne altri 4 come minimo, eh. Altri. E la tolgono sempre, sempre. Amiat, forza. Dai, così, bravo. Cassonetto dell'immondizia, questo furgoncino. Guardalo. Guardalo, così. Guardalo. Bravo Amiat! Madonna, che cosa ha fatto Amiat! Cioè, questo è proprio fuori di testa! 60 Second, Fortnite, 60 Second. Molti 60 Second, raga, non pensavo così tanti, eh! Fortnite, Among Us, 60 Second. Era per cambiare anche un po', più che altro è quello, credo. Solo per quello, raga. Vai! Vabbè, Amiat forever. Amiat forever, together, endeavor, raga, è fortissimo questo uomo. Grande! 4-0! Ma perché ci sono io, eh? Non peraltro, tranquilli, raga, perché ci sono. Certo, 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 assolutamente. Raga, dai con i pollicioni, eh! Se ancora non lo aveste fatto, mi invito a lasciare un bel like. Peccato! Peccato! Ci ho sperato, sai? Vabbè, io vado all'indietro. Vabbè, è andata così. Ma siamo troppo forti per questi qua, dai, ma. Loro poverini giustamente non è che stanno qua a competere, siamo troppo forti, dai. La palla, non lo so, quanto ci mette a scendere? Allora, l'importante è toccarla, poi niente. C'è della confusione comunque in queste partite, eh. Vai Amia, sono in mezzo. Sono un deficiente. Volevo andare avanti. Era qua. Non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente, ma non importa. Raga, mi sa che ha vinto 60 Second, eh. Un botto. Guardami. Guardalo che fiero. E fa il sesto gol, signori. Fa il sesto gol. Grandi. Ma vedete quando inizi poi a capire un attimo, guardalo qua. Quasi il settimo. Madonna, se lo facevo, raga, i like che volevo proprio. Dovevano piovere a gaggenella. Ho capito ormai come si gioca, raga, sono fortissimo. Messi. Ho rallentato, ho avuto paura per la palla. Vai, ok. Due, così proprio alla Messi. E tutti dietro muti, fermi a guardare la bravura. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Un altro? Un altro? Madonna, pensavo di aver fatto gol. Ho visto un più 10, ho detto sono fortissimo. Invece no. Ok, ragazzi, dai, due gol li ho fatti. Prima ne ho fatto. Mamma mia. Prima ne ho fatto uno meraviglioso. Ok, 7-0, rimaniamo 7-0, per favore, non facciamogliene fare neanche uno. Dai, lasciamoli a zero. Dall'altra parte, Amiat dall'altra parte. Amiat dall'altra. Dov'è? Non la vedo. Perché vado di lato? Perché ho dei problemi? Vai, vai. Così. Se faccio l'ottavo voglio 10.000 like. Ho sbagliato, ho schiacciato A al posto di B. Va bene, raga, dai. Va bene.
7-0. 7-0, non ci lamentiamo proprio. Ehi! Dove vuoi andare tu? Ma cosa vuoi fare? Gol a noi? Ma non scherzare, dai. Signori! 7-0, tutto merito mio. Cosa? 60 second, raga, 60 second. Dai, facciamo una partita magari. Così, visto che non ci giochiamo mai, per provare. E poi passiamo o a Minecraft, o ad Among Us, o a Fortnite. Dai, intanto ne facciamo ancora un'altra, perché raga, devo fare per forza 7 gol solo io, per forza. Bellissimo, ho cambiato macchina. Ma che cosa è successo qui? Ah, sono da solo. Dai, così lo faccio gol. Woohoo! Mi alleno però, almeno mi alleno. È bellissimo, faccio gol da tutte e due le parti. Guarda. Sto scherzando, manco da solo riesco. Dai, così. 1-2, 1-2, 1-2. Guarda che dribbling, guardalo lì. Come ho fatto a sbagliare, non ci posso credere. Io sbaglio così, vabbè. Ehi, meraviglioso. Allora, se schiacci due volte, quindi... Ah, capito? Fa così. Fa così. Ah. Ok. Allora, Among Us dopo, preferite? Volete fare Among Us dopo? O Minecraft? Io direi Among Us, raga. Perché Minecraft dopo un po' diventa monotono e noioso. Perché, non essendo bravo, capito che... diventa un po' una cacata dopo un po', perché io non sono capace. Io farei adesso un'altra partita, poi vediamo che ore si fanno. Facciamo 60 second e poi facciamo non mi ricordo, Among Us. Ho avuto tipo un lapsus. Mi raccomando di dire ai vostri amici che dopo faremo 60 second e Among Us, così magari vengono anche loro. Dai, però cambia modalità partita. Cambia modalità partita. Casuale. Ne facciamo un'altra, raga. Allora, aspetta. Competitivo? Dai, facciamo competitivo, raga. Ricerca in corso. Competitivo. Dove sto andando? Livello 10 necessario. Sono a livello 3. Ho appena iniziato a giocare. Che cosa sto facendo della mia vita? Ma così faccio perdere le persone che stanno veramente bravi a giocare. No. No, aspetta, dai. No, che se... sbaglio. Impostazioni. Non posso più uscire. Abbandono la partita. Dai, raga, niente, andate, proviamo. Spero di non far perdere le persone per... Madonna, pensavo già di vincere. Ma io non faccio perdere proprio nessuno. Io faccio vincere, semmai. Oh, guarda che botte che do. Oh, ci ho sperato. Ci ho sperato, ve lo giuro. Raga, in competitiva, siamo. Raga, siamo in competitiva, non siamo a pizza e fichi qua, Non stiamo pettinando le ascelle a un Labrador, voglio dire. Quindi, guardalo lì che mosse incredibili, da solo o da fermo, fantastico. Ci stiamo distruggendo, dov'è la palla? Ok. Calmi, raga, competitiva si vince. Si vince. Dobbiamo farcela per... Non mi distrarre, non mi dare fastidio. E poi non riesco più a giocare bene, non riesco a dare il mio contributo. Ah, me l'ha tolta un secondo. Non avevo il turbo per quello. Porca vacca. Non c'è più il furgoncino dell'Amiat. Mi mancherà tantissimo, ne sono sicuro. Calmi, raga, sono molto competitivi. Nel senso che tipo io non farei proprio del male, no? Scusa, Allora, da parte. Vai così, l'ho toccata, sono fortissimo. Madonna, raga, ma si vede che qua sono più forti, Non ti danno neanche il tempo di vedere la palla. Devo buttarla dall'altra parte però io. Devo capirla questa cosa. Prima la capisco meglio, No! Vai! Vai! Madonna, raga, ho mal di testa, Mal di testa forte proprio. No! Meno male! Meno male! Pensavo di aver contribuito nell'autogol. Porca vacca, per un secondo arrivo sempre tardi. Gliel'ho tolta! Madonna, pensavo di aver fatto autogol! Vai così sul muretto! Confondo l'avversario! Oh!
No! È andata! Me l'hanno tolta all'ultimo! Guarda come l'ho sparato in orbita! Non ti permettere mai più a toccarmi, eh! No, ho sbagliato di nuovo! Sto facendo lacrimare gli occhi alle persone che sanno giocare, lo so! Lo comprendo! Io so che qua ci sono tipo i tornei a livello mondiale, che ci sono persone che non ti fanno neanche toccare la palla. Poi arrivo io, che so malapena accelerare. Fiero. Guarda che schifo, guarda. Guarda che schifo, guarda. Guarda che schifo, guarda. Il mio contributo cerco di darlo. Vabbè, ma io salto sopra la palla. Fai gol! Fai gol! Dai! Bravo, bravo! Così! Sasha! No, Sasha mi tolto! Wow! 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 Che versi sono Michael Jackson? Michael Jackson? Grandi 1-0, in competitiva, raga, in competitiva, non so se ho reso l'idea. In competitiva. Attenzione, ragazzi, attenzione. L'abbiamo toccata in 27, però non è servito a niente. Ok, dai, sto capendo, raga. Tra un po' divento veramente fortissimo, io ve lo dico. Ah! No, 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 no. Calmi. Non affrettiamo troppo la situazione. Togliamola. Non ti permette. Levati, killer. Ah no, Kirill, non ci ho capito niente. Dai. Ok, l'ho buttata via. Vi scasso. Raga, mi si sta buggando il cervello. Non so se avete notato, non riesco neanche più a parlare. La palla si muove troppo, troppo, l'emicrania. Vai! No, no. No, porca vacca! Un minuto! Un minuto! Che cazzo! Ah! Oh! L'ho fatto esplodere male! Cosa? Mi sono spostato! Mi sono levato! Mamma mia, che schifo, che rischio, eh. Dai, fammi fare gol adesso proprio. No. Così, così, ragazzi, così. 30 secondi rimasti, 1-0. Sasha, dai, in difesa, bravo, così. Vai, mettile in mezzo. Vai, ragazzi, dai, è così, 1-0. Resistiamo, quantomeno. Non facciamo porcate, l'ho tolta. L'ho tolta. No! Vai, 6 secondi! Dai, no! Non adesso! Sì, ragazzi, godo, godo! Godo come un pachiderma! Vittoria! Oddio, la sudata, ragazzi! La sudata! Guarda che cosa faccio, le capriole! Guardami! Oddio! Livello 5! Livello 5! Vabbè! Nessun problema! Ops, cosa? Ah, stavano parlando! Apri ora! Apri cassa! Ok, apriamo la cassa, troviamo dentro delle leggendarie. Cosa? Ritrovamento molto raro. Che cos'è? Cos'è, raga? Dai! Leggendario! Ma vai a cacare dentro a un bidet. Dentro proprio un bidet. E questo? Io... Ah, non ce l'ho più. Questo neanche. Ah, pensavo, in cuor mio, pensavo di trovare una macchina super incredibile di Batman. Allora, ne facciamo ancora una. Essendo che siamo in live da 40 minuti circa. E poi, però stavolta magari... no. Facciamo competitivo perché sono più forte. Non si sa come può essere. sì. Sicuramente. Vediamo, raga. Vediamo un po'. Cosa su... Ah, no, aspetta, ho sbagliato. No, vabbè, facciamo casuale, dai. Facciamo casuale perché si stava già buggando tutto per evitare problemi. Allora, ragazzi, like, mi raccomando, se ancora non lo aveste... Non lo aveste lasciato. Ho perso il quoziente intellettivo che mi era rimasto. Me ne restano tre. Tre quoziente intellettivi. Tre. Allora. Abbiamo detto che dopo facciamo
60 Second e poi Among Us, ragazzi, dai, oggi così. Madonna, neanche il tempo? È partita così? No, aspetta, perché siamo già 2-0 per loro? No, raga. Uno deve essere uscito e ha fatto entrare me. Vabbè, ma io non sono colui che salva le partite ormai perse. Ma poi com'è possibile? È appena iniziato, sono già 2-0. Ma sono delle chiavi che queste qua. Vabbè. No, questi sono forti, raga. Questi sono forti. Raga, io ci provo, a salvarmi, però 2-0 già la vedo dura, La vedo dura. La vedo molto dura. Veramente tragica. 3-0. Non è migliorata la situazione da quando sono entrato, ecco. Tra l'altro ho contribuito a fare autogol, fantastico. Meraviglioso. Vabbè, raga, dai. Non siamo qua. Scusa, Io sono entrato che la partita era già avviata. Non mi sembra giusto questa composizione. Dai. Grazie mille, me l'hai tolta. Però va bene, l'importante è fare gol. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, 3-1. Sono entrato io e stiamo già recuperando, Dai, ragazzi, mi raccomando, se lasciate like, che cos'è che succede? Esattamente, facciamo subito gol. Quindi mi raccomando, con i pollici in su, raga. Va bene, io vado dritto, me ne sbatto. Non so cosa stia succedendo, mi viene da fare un ruttino, sono sincero. Sto parlando troppo, sto ingurgitando aria a non finire. Allora, togli sta palla, togli la palla. Non così. Mamma mia, sto facendo schifo, raga. Ho sbagliato. Ho sbagliato male. Ho contribuito a lasciargli la palla. Guarda, io ho fatto tipo il pallonetto. L'ha presa con il sedere. Non so come abbia fatto, però non è andata bene. Vabbè, mi sa che questa è la nostra ultima partita per oggi. Anche se è un bel gioco, devo essere sincero. Poi vediamo, magari ne faccio ancora una. Vediamo, raga. Ma che ce frega. Però questi sono forti. Questi ci stanno arando malissimo. Ma tra l'altro io vado a 12 km orari. Com'è possibile questa cosa? Dai! Niente. Non riesco più, ho perso il potere. Raga, ho perso il potere di saper giocare. È andata. Oh! Si apre un varco per me. Si apre un varco. Porca di quella vacca, sono entrato io in porta. Me l'hanno tolta all'ultimo. Ma sono forti, Sono forti. Sono molto forti. E io no. Porca vacca, ci ho sperato. Volevo fare qualcosa di figo. E invece no. Però raga, secondo me non sto giocando malissimo. A parte questa cosa che ho appena fatto, che è stata orribile. È esploso qualcuno. Non sto giocando malissimo per essere la prima volta. Ok, l'ho tolta. Sono purti, sono un portiere. Dai, poteva andare peggio, voglio dire. Potevo anche non riuscire neanche a trovare la palla. Secondo me questa è già una grande vittoria. Siamo 4-1, mancano 2 minuti e non ce la si fa. Non ce la si può fare. Stavolta è andata male. Vabbè, ne abbiamo vinte due, scusa. Ne abbiamo vinte due e ne abbiamo perse due. Mi sa che adesso ci vuole poi la bella. L'ultima dove si deve vincere per forza, così almeno ci sentiamo più tranquilli. Due vittorie e due perse. Vabbè, raga, dai, non si può sempre vincere, voglio dire. Voi siete bravi a sto gioco? Secondo me qualcuno di forte tra di voi c'è, che starà mangiandosi le dita delle mani a guardarmi giocare, tipo, ma che cavolo stai facendo? Ma sei proprio orribile. Non mi fanno neanche vedere la palla, Questi sono forti. Non prendo abbastanza turbo. E questo è il problema. Sono lento. Sono troppo lento. Oddio. Un minuto rimasto. E la partita è bella che è finita. Non so cosa sto facendo. Ha fatto gol e io ero in aria a cercare le stelle. Le guardavo e dicevo, che belle stelle stasera. Io ero là. Fantastico. Ah, porca vacca. C'è la musica di sottofondo.
Dai, 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 questo è mio, L'ultimo gol. Sì, sarà. Meraviglioso. Ma partita orribile. Però scusa, io sono entrato che erano già 2-0. Mi sono sentito tipo, cioè, capito, incoraggiato mai proprio. Demoralizzato. Non aveva già più senso. No, questa non mi è piaciuta, dai. Non si può giocare così. Io sono un professionista. Pretendo il rispetto che mi spetta. Ok? Scusa. Cioè, vedete, adesso io sento di fare errori perché... Cosa? Come ho fatto a toglierla? Vabbè. È andata una porcata. 5-1. E niente, raga. È andata. Allora, prima di fare l'ultima partita su Rocket League, vado a salutare 10 persone dalla chat. Allora, ciao Nicoletta Donadio. Ciao My Hero Academia. Vediamo. Ciao Jen Luke. È un nome incredibile. Perdonami, non lo so pronunciare. Vediamo. Ciao Nicolò Montanari. Ciao Bianca Voivoda. Probabilmente sto sbagliando la maggior parte dei nomi. Perdonatemi, ragazzi. Ciao Lorenzo Ena. Ciao. Dove cavolo l'ho perso? Ciao Yuri Mancini. Ciao Maurizio Donini. Ciao Mariella Palmieri. Ciao Luisa Brega. Ciao i due Windsor. L'ho letto malissimo. Ciao Antonio Pollastro. Ciao Tommaso Campisi. Ciao Giordano Roberto Antonio. Raga, poi non vi preoccupate che continuo a salutare, Tranquilli, non vi preoccupate che tanto la partita qua sono di nuovo da solo. Nel fango? Cosa vuol dire, che faccio schifo? Guarda che stavo scherzando. Ah, ma questo è il campo tipo dei poveri? Fatto in legno? Bello! Tranquilli, poi saluto, continuo a salutare, fammi uscire. Cambia modalità partita. Ah, ok, stiamo cercando i giocatori. Fantastico. Dai, ragazzi, siamo nel campo scrauso per l'ultima partita, la finalissima, per capire se abbiamo fatto più vittorie che perse nel campo da 27 euro. E vabbè, ragazzi. Dai che siamo tutti carichi. Ci siamo? Siamo gli arancioni stavolta, No, ho sbagliato. Sono un deficiente. Ho proprio sbagliato. Madonna all'istante. Madonna, è perché ho saltato. Per quello. Ma questo ha tipo una skyline. No, che figa! Una di Fast and Furious. No, vabbè, ma che la voglio anch'io. Alla skyline, per forza che fai gol. Ma con la skyline, per forza. Dai! Ok, peccato. C'eravamo, ma è perché il campo, capito? C'è il fango, mi distrae. Porca vacca. 1-0 già. Dai, non possiamo finire con più partite perse che vinte. Non lo accetto. Non lo accetto. Ah, questa cosa me l'avevate detta. Con Y la visuale va sul pallone. Grazie mille, ragazzi, per il consiglio. L'ho letto, Riprendi. L'ho letto e abbiamo fatto gol. Incredibile. Continuate a darmi consigli anche per i prossimi giochi. Tipo 60 second. Come si fa a vincere? Non si sa. Ok, ragazzi, dai. Forse è meglio così. Forse è meglio. Guarda che rimane così. Mi sento già meglio. Perché sennò non si capisce niente. No, vabbè, raga, mi avete tipo... capito, no? Ora si vince. Stavo scherzando. Cioè, nel senso, stavo scherzando. Porca vacca, perché lo sto zitto? Di nuovo con la scalana. Ah, no, ok. 2-1. Questa è una partita molto concisa. Dai. Porca vacca, ho fatto esplodere uno. No. 3-1, no. Perché 3-1? Come ha fatto? Cosa? È partita male sta partita.
Porca vacca, non riesco più a fare niente. È l'arancione che porta sfortuna. No vabbè, ma questi anche sono forti. Ma perché adesso troviamo solo gente forte? Ma cos'è? Che cosa sta succedendo? Raga, lasciate like, dai. Guarda, dove sono io? Fancy 0, 0, tutto 0. Punteggio 12. Punteggio 12, ragazzi. Neanche se mi impegnassi farei così schifo. Vai. Oh no, niente raga, niente. Ma adesso esco, perché non è imbarazzante. Sono curioso di vedere quanto finirà questa partita. Mamma mia, che cosa raccapricciante, ragazzi. Che cosa brutta. Ma si può, dico io. Ehi. Però niente, niente, non la tocco. Allora, ho cambiato questa cosa della visuale sul pallone, però non mi sta aiutando, voglio dire. Stiamo facendo solo più schifo. Vabbè. Questo è fermo. Questo è fermo. Che, ma è ovvio che si perde. 3 contro 2. In più sono pure forti questi. Ma io non ho parole. Ma come si fa? Porca vacca, l'ho fatto esplodere. Pensate a quanta velocità stavo andando. No, gol, 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 gol. Mamma mia, mi sta venendo un infarto, raga, sto infartando. Grandi, abbiamo battuto la skyline. 5 a 2, ragazzi, è troppo. C'è troppo distacco ancora. Troppo distacco. Però siamo ancora in partita, secondo me. No, non è vero, secondo me non lo siamo più. Però noi ci proviamo lo stesso, fino alla fine. Abbiamo ancora 3 minuti per fare almeno 3 gol. Ho fatto una porcata. Stavo scherzando, abbiamo 3 minuti per fare 4 gol. Ma dai, ma dai. Guarda che fail, ma cosa sto facendo? Io salto, sembro una cavalletta scema. Non si può, ma non si può, ma non si può. Porca vacca, speravo di prenderla, avrei fatto gol, me l'hanno tolta. Porca vacca. Vigliacca terra. Vigliacca terra. Ok? Vigliacca terra. Dov'è la palla? Vai, gol. No, mi colpiscono. Non riesco neanche a attivare il turbo. Ma si possono potenziare tipo le macchine? Si possono far diventare. Mi ha fatto sentire veramente idiota questa cosa. Me l'ha proprio fatta passare sopra. Io sono rimasto lì. La skyline di nuovo, inerme. È andata, raga. 7 a 2, che schifo. Che cosa raccapricciante, veramente. Guarda che roba brutta. Vabbè. È andata, raga. È andata così. Guardalo! E ovviamente, e ovviamente devo prendere la traversa. Già non abbiamo occasioni. Le poche che abbiamo prendo pure la traversa. No, porca. No! Butta davanti, sì! Dai, sì! E via! No, l'ha buttata in avanti, troppo in avanti. No, continuo a sbagliare i tassi! No, sì, però hanno una precisione un po' strana, se devo essere sincero. Va sempre là la palla. Allora, questa visuale però un po', devo essere sincero, confonde. A una certa non capisci più dove sei. Io voglio potenziare questa macchina però, eh. Però la prossima volta, non oggi. Perché secondo me la macchina fa schifo. Non sono io il problema. Due signori, vabbè. È il campo, è il campo. È il campo che porta sfida. È il campo. È il campo. Va bene. Va bene. Bella cacata oggi. Dai, le altre partite erano andate bene. Perché ora no? E ma abbiamo. E rimango così.
È proprio, cioè, 9 a 2, signori. 9 a 2. 9 a 2 è... Allora, fino a che ora stiamo? Allora, ragazzi, fino alle 20:30 più o meno. Circa, dai, una cosa del genere. Che ne pensate? Mi piace? Vabbè, questa no, però. Adesso basta, eh. Vai mia, sono da solo come un cane. Però vedi, la palla va dove non dovrebbe. Gli altri probabilmente non vengono neanche in soccorso, perché tanto sanno che faccio schifo. Fanno gli altri, vabbè. Ho fatto un assist, diciamo. Va bene, va bene. Fino alle 20:30, ragazzi. Tranquilli che ci divertiamo. Dai. Allora, l'ho toccata. Che succederà adesso? Porca vacca, ci speravo, ci speravo. Non è andata bene. Mancano 50 secondi e loro sono in vantaggio di 6 gol. Dove? Mo fanno, dai, fai l'altro, fai il decimo gol. Ma raga, però se vi fate autogol fate proprio cacare, voglio dire. Cioè, neanche io lo sto facendo. Ma come si fa? Guarda, c'è proprio andato deciso, eh. Ma perché? 10 a 3, ragazzi. 10 a 3. 10 a 3. Non riesco proprio a prenderla. Perché sono più veloci? Non capisco. Perché sono più veloci di noi? È il colore arancione che porta sfiga? Niente. 30 secondi. E io faccio le capriole. Niente, è andata veramente male questa. È ufficiale. Abbiamo perso di più rispetto che aver vinto. Non so cosa ho detto, questa frase è proprio sbagliatissima in italiano. Abbiamo perso un sacco, ecco. Insomma, è andata male. È andata male. È andata male. Con la Skyline, ma è fighissima sta macchina, raga. Vabbè, progetto Tremore. Ok, va bene. Torna al menu principale. Ragazzi, è andata male. Adesso volevo un attimo vedere anche ci sono state delle donazioni. Ne leggo 5 alla volta. Tanto la live è ancora un po' lunghetta. Intanto grazie a tutti coloro che hanno deciso di donare. Grazie mille per il vostro supporto, che non è necessario, ricordo sempre. Però veramente, grazie di cuore a tutti, ragazzi. Un bacio grande. Abbiamo Scintilla Games che dona ben 4 euro. Grazie di cuore, Scintilla Games. Gentilissimo. Unisciti ai cricetti, Fanksy. Perché? Abbiamo Ninja Sans, 2 euro. Grazie di cuore, Ninja. Fanksy, Fammo, Brawl Stars. Brawl Stars non mi piace tantissimo, devo essere sincero, ragazzi. In realtà non ci ho mai... Forse una volta ci ho giocato. È tipo Clash Royale. Però per oggi quantomeno no. Magari vediamo più avanti, eh. Marco Bonifacino, 2 euro. Grazie infinite, Marco. Grazie di cuore. Alex Samat, che c'è sempre. In ogni live c'è sempre. Grazie di cuore, Alex. 5 euro. È troppo, Alex. Farai mai una live del Dr. Fanksy? Assolutamente sì. Non ti preoccupare, che faremo anche gli interventi incredibili in live. E poi abbiamo Nicola Ragni, 1 euro. Grazie di cuore, Nicola. Grazie di cuore, ho detto. Grazie di cuore, Nicola. Cioè, di cuore, ma basta, 1 euro, Nicola, grazie. Allora, detto questo, direi di passare a 60 Second. Dopo magari, raga, se rimane ancora un po' di tempo e ci stiamo rompendo, possiamo tornare a fare un'altra partita su Rocket League. Non vi preoccupate. Chiudi tutto. Adesso facciamo 60 Second. Solo un attimo che lo devo aprire. Ok, e qua adesso lo apro. Voi non vedete nulla, ma non vi preoccupate, a breve vedrete tutto quanto. Allora, ciao Lorella Pollini, ciao Jacopo Pianetti, ciao Giacca Fire, ciao Josué Cosi. Poi vediamo. Ok, si sta avviando il gioco. Raga, un secondo, si sta avviando.
Io ce l'ho davanti, voi ancora no. Un attimo che lo faccio apparire magicamente che qua sta caricando. Ok, è partito. Allora, tanto l'audio nelle orecchie è impressionante. Ok. Allora, volume abbasso, ti prego, perché mi stanno sanguinando le orecchie. Ok. Facciamo. Ok, così. E adesso lo faccio vedere anche a voi, giustamente. Allora, mettiamo la cattura del gioco, proprio catturalo. Voi lo vedete? Non lo vedete? Invece sì, lo vedete, è apparso. È apparso magicamente. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo tutta la risoluzione al massima, esplosiva addirittura. Allora, che be... Ma ciao! Ma è meraviglioso questo gioco. Facciamo una partita, raga, vediamo come va. E poi passiamo a... Esattamente. Among Us. È tutto a posto? Esplosi? Ok, facciamo nuova partita. Ok, facciamo raccolta, sopravvivenza, sopravvivere voi oppure scelta a caso. Raccolta. Ok, facciamo la raccolta, che è tipo la modalità, se non sbaglio, classica, quella che si fa sempre. Ted, seleziona personaggi... in che senso? Io Ted, ok, Ted. Va bene, adesso con Ted in teoria dobbiamo scegliere cosa portarci dentro al rifugio. Dobbiamo prendere il più possibile e buttarlo dentro, compresi i nostri figli e moglie. Non lasciamo nessuno fuori. Allora, controlliamo un attimo dove sono tutte le cose. C'è un rumore di uno che sta scorreggiando. Ah no, è la figlia che suona. Ok, allora, come si prendono le cose che non mi ricordo? Raga, non riesco a prendere le cose. Raga, non riesco a prendere... Raga, non riesco a prendere le cose. Come si prende le... No, non ci posso credere. Non ci sto credendo. Io clicco, lo sentite la tastiera? Non prende, non prende. Non prende. Non pre... Ma va anche col joypad? Ma non è... Ah! Sono un defi... No, raga, perdo. Sono proprio deficiente nel cervello. Rifacciamo. E rifacciamo! Ho sbagliato, pensavo che non funzionasse col joypad e stavo lì a cliccare a caso. Perdonate, perdonatemi, facciamo finta di nulla. Like come supporto, ragazzi. Allora, c'è anche l'accetta qua. C'è la valigia, ci sono le zuppe. Siamo accanto già al rifugio. Vai! Ok! Prendi tu... Ok, butta tutto dentro. Veloce, Ted, che sei lento come una cicala scema. Guarda la figlia, senti che rumori orribili che fa. Sì, però Ted, sei proprio lento, eh. Ho preso la scacchiera. Ho preso il lucchetto. Muoviti, Ted. Abbiamo preso la torcia. Prendi anche l'acqua, perché sennò crepiamo malissimo. Butta tutto giù. Allora, Ted, veloce. Fucile, 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 fucile. Dolores. Mi ricordo ancora i nomi, in teoria. Poi abbiamo Timmy. O Tim. No, Vodafone. Sto dicendo cagate. Allora, cos'è questa? Valigetta? Ah, ok, il libro degli scout, tipo. No, non qui, ci stiamo incasinando. Senti che casini che... E non ti posso prendere, sei troppo cross. Non abbiamo niente, raga, siamo spacciati. Raga, ho fatto uno schifo. È proprio orribile, questa partita è destinata a finire prestissimo. Non ho preso team, non ho preso la fi... Ho preso solo Dolores! Ma cosa? Perché è uscito fine? Non ho neanche iniziato già fine? Se vi dicessi che non ho capito assolutamente nulla di quello che è accaduto in questa partita, voi mi credete? No, perché ho finto! Salvo per ora che c'è il trucco per vincere a 60 secondi e non prendere i figli? Bastava dirlo! Bastava dirlo subito!
Non so cosa è successo. Cioè, se non prendi figli, vinci, raga. Lo dico, se volete giocare per conto vostro, per vincere non prendete figli. Allora, non lo so. Probabilmente ho fatto un errore. Apocalisse? Un'avventura atomica, cioè che prendi in casa... Forse l'Apocalisse è quello che avrei dovuto fare fin da subito. Perché qualcosa è andato storto. Ted, dai, riproviamo. Raga, facciamo finta di nulla. Non so cosa sia accaduto in questa partita. Mi sa che la modalità giusta è questa qua, Apocalisse. Oh, vedi? Guarda qua, c'è già la figlia, c'è già la moglie. Ma dov'è Timmy? Ma il figlio è già andato via di casa? Non lo so. Va bene, allora... Valigia, prendi la valigia. Prendi la valigia. Prendi la valigia. Tente, sei proprio deficiente però, eh. Okay. Ah, eccolo là, Timmy. Butta tu. No, Tente, però tu hai dei problemi al cervello. L'hai venduto per comprare la PlayStation a Timmy. Oh, prendi anche Dolores. Io la figlia però la lascerei qua, perché se si mette a suonare anche sotto, penso che potremmo morire per colpa sua. Allora, abbiamo preso l'oro. Dobbiamo prendere zuppe, acqua, tutto. Raga, è lento, Ted, è proprio lento, è proprio morto. Vive proprio? Neanche lui sa perché. Non abbiamo provviste, non abbiamo niente. Allora, muoviti. Allora, ho preso quello che potevo, raga. È andata, è andata. Non muoviamoci, per l'amor di Dio. Che disastro. Che tragedia. Vabbè, la figlia è andata. Raga, è esplosa, è implosa. Ha fatto una fine orribile. Ok. Ok. Vivi un'avventura atomica. Certo, sarà fantastica questa avventura. Vinceremo? Iniziano le scommesse, signori. Ma quanto siamo belli. Guarda, ecco. Sta già andando via la luce. Allora, ragazzi. No, però con il joypad è lentissimo. Oh, meglio. Ok, allora, giorno 1. Siamo riusciti a entrare quasi tutti nel... quasi, ha detto bene, è esplosa la figlia. Adesso dobbiamo solo inventarci dei modi creativi per... ok. Va bene. Ma chissà perché abbiamo sempre trovato un modo migliore per usare le provviste. Vabbè, insomma, siamo riusciti comunque a prendere qualcosa. Non molto, devo essere sincero. La figlia è esplosa già. Vabbè. La mappa c'è, l'ascia c'è. Va bene, tutti dicono che giocare sia il modo migliore per rilassarsi. Peccato che scegliera che... Ok, proviamo a vedere... Eh beh, giochiamo a scacchi, scusa, no? O a dama, quello è dama in effetti. Giochiamo a dama, no? C'è Ted che è già devastato il secondo giorno. Abbiamo giocato a verità o penitenza. Aia! Quando si è capito che continuavano a scegliere solo la verità. E la domanda era sempre, mangeremo qualcosa? In effetti, Ted dice che non abbiamo preso... Ok, si sente bene. Dalla faccia non direi che si sente bene. Dolores non sembra preoccupata, anche se non sembra Timmy un ragazzino molto forte. Ok, tutti perlomeno siamo a posto. Sarà che vi faccio mangiare adesso che non abbiamo niente. Al momento ancora non prepariamo nessuna spedizione perché, raga, le radiazioni fuori sono alla Chernobyl, quindi lasciamo perdere. Sopravvivere in queste condizioni non è facile. Speriamo che presto tutto migliori, altrimenti potremo finire sepolti in una fossa. Appunto, speriamo che arrivino i rinforzi. Ragazzi, se vinciamo, porca vacca, gli like voglio, Dopo facciamo Among Us, raga, ve l'ho detto, tranquilli. Giorno 3, è facile sentirsi giù di morale. Beh, non è il massimo, ha molta sete. Ted dovrai aspettare, perdonami. Dolores dovrebbe bere. E dovrebbe bere anche Timmy. Però sarà. Io inizierò a darvi scorte solo al settimo giorno, forse. Non vi permettete già... A rompere. Che cosa fa? Iniziamo già con disegni inquietanti? Occhio, Quando ci si trova insieme in spazi angusti, è facile che nascano delle discussioni, anche per delle stupidaggini. Dobbiamo smettere di litigare. C'è Timmy che vuole ammazzare i genitori? Non è il massimo. Per il momento siamo ancora vivi. Per me questo è già un grande risultato. Ragazzi, siamo ancora vivi. E tutto diciamo che procede per il verso giusto, almeno per il momento. Siamo a malapena riusciti ad addormentarci dopo tutto quel litigare, appunto. Ted sembra avere un piede nella fossa. Cosa? Non è ancora a lungo, senza acqua. Allora, io voglio aspettare. So che ce la possono fare.
No, ho skippato una parte che secondo me era importante. Era importante, ma l'ho skippata. Vedi che stanno ancora bene. Ted ha solo gli occhi un po' spalancati. Vabbè, voglio dire. Abbiamo deciso di liberarci di queste bestie a mani nude. Ah, perché il punto di prima era sicuramente che c'erano degli animali grossi quanti delle pantere. Vabbè, a mani nude. In attacchi letali è ok. Purtroppo abbiamo sottovalutato le loro abilità. Sono davvero veloci. Tutto ciò che abbiamo ottenuto è una grande stanchezza. Effettivamente, inseguire degli scarafaggi grossi quanto dei topi, magari. Tende se. Ok, sì, sta per morire. Va bene, ok. Facciamo ancora 2 giorni. Dai, raga, dovete resistere. Se c'è una persona che ci manca davvero è il nostro. Prozio Terry. Perché hai bisogno di Prozio Terry? Raccontava sempre storie strepitose. Vabbè. Non abbiamo però, porca va, il manuale degli scout non l'abbiamo. L'ho dimenticato, non l'ho trovato, non l'ho preso. Porca vacca! Sono tante le cose che mi turbano in questo momento, come ad esempio il fatto che Ted sia diventato un robot, come il fatto che Dolores sia diventata a pelle e ossa, e il fatto che Timmy è sparito, se n'è andato, ha abbandonato tutti. È tutto fantastico il fatto che non siano riusciti a resistere 5 giorni! 5! Che porcheria! Bello, sono proprio forte. Siete morti. Malissimo anche. GG. GG per noi, raga, un like. Pollicione in su per supportare il fatto che io faccia schifo. Termina l'avventura. Mamma mia, ragazzi, che tragedia. Che tragedia. Non è andata benissimo, però la prima partita ci è servita per capire un attimo il funzionamento, perché è da tanto che non ci giocavo. Riproviamo. Non demordiamo di certo, ragazzi, perché io qua sono sicuro che ora possiamo fare qualcosa di più carino. Carino. Allora, dai, Ted. Stavolta però ti voglio bello carico, eh. Non facciamo errori che prima ti sei buggato, eh. Ma senti la figlia, che fastidio. La prendiamo stavolta, non lo so. Non lo so se dobbiamo prenderla oppure no. Allora, però è difficile manovrarli. È difficile. Ma prendilo, Ted! Ah, perché c'è il figlio che occupa due. No, dall'altra parte, porca di quella. Vai, prendila, dai, ho capito. No, perché lei vuole un sacco di cibo, secondo me. Vai, prendi tutto, che sennò qua moriamo subito. Allora, qua c'è qualcosa? Altre zuppe, prendi altra zuppa. Abbiamo sicuramente da mangiare. Però ci serve prendere anche altro, perché sennò non serve a niente prendere le zuppe. Allora, prendiamo anche qua. Cosa abbiamo? I proiettili. Però senza fucile la vedo difficile. La radio. No, si è cliccato. Vabbè, proprio allora mi volete morto. Non ho preso nessun altro qua. Prendi il fucile! Madonna tente, io te lo giuro, ti odio, eh. Madonna, ragazzi, che ansia sto gioco ti fa. Non le prende le cose. È deficiente. L'ho preso tutto? Non lo so, raga. Sinceramente, secondo me non è andata benissimo stavolta. Ho preso più zuppe che acqua. Proviamo. Allora, come prima. Di nuovo la figlia non c'è. Abbiamo radio, fucile, proiettili, acqua 1. No, due zuppe. Ah, no, le zuppe ce ne sono tipo 7. Lascia. Vabbè, dai. Vabbè, proviamo, raga. Proviamo anche se secondo me. Siamo riusciti a entrare quasi tutti, come prima è morta. Ok. Ci pare ricordare che abbiamo messo delle cose. Va bene, abbiamo la maschera. Questo è il rifugio più fornito che abbia mai visto. Sarà! Ma non c'è niente, è vuoto. È vuotissimo. Allora, oddio, ci sono appena ricordati che avevamo programmato un viaggio nel sud. Non credo che andrete. Se il posto esiste ancora, il programma resta valido, giusto? Penso proprio di sì. Va bene, aspettiamo intanto di sopravvivere, che sarebbe già un'ottima idea. E vediamo un po' come va. Per il momento ci siamo ancora tutti. Possiamo farcela anche a Toronto. Perché? Più che altro, dove troviamo una barca per arrivarci? Ted sta bene. Dolores sta bene. Non ci sono novità riguardo Timmy. Ok. Tutto a posto. Vabbè, dai, zuppe ne abbiamo. Acqua poca. Poca. Oggi ci hanno fatto visita dei tizi davvero bizzarri. Uno di loro imitava il rumore di un cavallo al galoppo.
Le radiazioni gli hanno fottuto il cervello. Battendo uno contro l'altro. Intanto il compagno fingeva di cavalcare questo. Ok, sono a posto questi due. Ci hanno quindi chiesto di dare uno sguardo alla nostra mappa per capire dove si trovano. Ma non ho la mappa. Non vi posso aiutare, uomini che vanno al galoppo. Non posso esservi d'aiuto. Allora, abbiamo capito che il quinto giorno bisogna dare acqua perché sennò questi crepano. Non siamo riusciti a trattenere le risate ai nostri... per forza, gli ridi in faccia, si offendono, no? Sono corsi via urlando. Ted non sa cosa... se darebbe per qualche goccia d'acqua, ok. Senza acqua va bene. Stanno già iniziando a sentire del dolore fisico. Questa radio non emette un suono da ora. Abbiamo... Sì, sì. Abbiamo bisogno di musica, visto che si rifiuta di collaborare... Ok. Vai! Prova! Prova con la radio che magari poi... Ci si mettono pure in contatto con noi. Lascia fare. Proviamo a sopravvivere. Direi che non ci è andata bene. Quella Gege è ufficialmente andato. Oggigiorno la... Dai, è esplosa la radio. Non sto andando bene. Ted sembra avere una dai, dopo vi do l'acqua. Avete fatto un disastro. Avete pure rotto la radio. Come facciamo? Da dove è sputata fuori quella pozza verde? Oh cielo, uno dei tubi sta perdendo una specie di fanghia verde. Dobbiamo agire subito e nessuno ha portato uno straccio. Ma io non posso mettere sopra la maschera che ci serve per uscire. No! 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 Ora moriranno tutti perché quella fanghia verde è radioattiva e crepano. Dai, ora acqua, dai, acqua a tutti. Non sapevamo cosa fare, alla fine abbiamo pensato che è normale che un tubo faccia così. Ma più o meno. Abbiamo fatto finta di niente. Oggi però ci sentiamo tutti un po' strani. Porca vacca, sono morti. Ma sicuramente quella perdita non c'entra nulla, certo. Allora, abbiamo capito che questi o bevono, no, oppure crepano. Va bene, io proverei a far andare via una Timmy, una spedizione. Tanto la maschera c'è, quindi in teoria è salvo dalle radiazioni. È difficile tenersi su di morale in questa situazione, va bene. Lo so, non è il massimo. Adesso facciamo uscire Timmy, gli diamo anche l'ascia così si può difendere come può. Siamo ancora vivi, fantastico. La preparazione... Ok, non è più assetato. È difficile non preoccuparsi considerando la nostra situazione attuale. Certi giorni vivere in questo rifugio va bene. Non hanno più sete, però adesso inizieranno ad avere fame, quindi... Allora, spedizione. Facciamo andare via Timmy e gli diamo... però solo una cosa può portare. Perché non ho portato la valigia? Sono un deficiente. Allora, la maschera, raga. Perché se no muore... siamo dei giorni troppo, capito? Al settimo giorno ancora ci sono le radiazioni. Ho rischiato. Senza ascia potrebbe non tornare più, Però Timmy è andato là fuori. Speriamo che se la cavi. Non so cosa faremo senza di lui, vabbè. Eccolo là. Eccolo, lo stomaco di te. Porca vacca, già inizia a brontolare. Allora, però sta solo brontolando, quindi aspettiamo. Stavamo per andare a dormire quando abbiamo sentito bussare alla porta. Chi può essere a quest'ora, in questa zona? Come diavolo ha fatto a sopravvivere all'esplosione? Dovremmo aprirgli? Raga, non lo so, è rischioso, porca vacca. Voi che dite, gli apriamo oppure no? Perché secondo me questo ci fotte tutto, però potrebbe anche darci qualcosa di utile. Che dite? Gli apriamo oppure no? Scegliete voi. Sì o no? Potrebbe essere rischioso, Sì. Sì. Sì, molti dicono di aprirgli. Sì, sì. Sì, apriamo, raga. Tutti praticamente state dicendo di sì. Vediamo, esplodiamo. Vai, avete scelto voi. Giorno 8, siamo ancora vivi. È un buon segno. No. Raga, like. Vi prego, lasciate like. Dobbiamo arrivare a 15.000 like adesso. È bellissimo. Allora, uno cerca di sbarazzarsene lasciandola indietro. Lei riesce a tornare. Ma che cos'è? È immune alle radiazioni e alle esplosioni nucleari questa ragazza. È incredibile. Ma cos'è? Ha assunto anche le... Ma che... Io non ho parole. È tornata, ragazzi. Dopo una settimana. Dove è andata? Quelle che ci aspettavamo erano guai. Grandi o piccoli, ma guai. Ma cos'è? Tua figlia, come guai? Non immaginavo di trovare Mary e Jane dietro la porta. Ha detto di essere sopravvissuta all'esplosione infilandosi nel frigo. Ah, basta infilarsi nei frighi per sopravvivere. Ah, ma bastava dirlo, raga.
Ted ha fame. Mary Jane si è ferita, è molto stanca e uscita di senno, ma si vede dalla sua posizione a forma di gallina, eh. Allora, tanto sarà che ti curo, che già dovevi esplodere prima. Però io darei già la zuppa. Però no, Mary Jane no. Sei stata pure dentro il frigo, avrei mangiato qualcosa, voglio dire. Meditavamo sul nostro primo pasto senza zuppa di pomodoro quando abbiamo sentito delle grida all'esterno di nuovo. Oh, gruppetto di sopravvissuti. Non avevano un bel aspetto e non ci ha meravigliato la richiesta di aiuto. Ci hanno chiesto qualsiasi cosa potessimo dargli, acqua, cibo. Raga, prova a dargli delle zuppe, perché acqua siamo messi male, nella speranza che loro ci diano qualcosa in cambio, se no siamo spacciati. Ho voluto provare. Telefono! E il telefono azzurro? Per Mary Jane, che non la sto aiutando, e hanno già chiamato. Mary Jane è esplosa. Le hanno fatto del male? Ci hanno fottuto tutto e le hanno pure fatto del male. Che è successo? Ah no, ci hanno dato la mappa! Ok, non avevamo mai visto qualcuno commuoversi così per un semplice regalo. Un minuto dopo quella povera gente si ci abbracciava come se non ci avesse. Ci fosse un domani. Raga, ci hanno dato la mappa. Buono così. Volevano assolutamente ripagarci in qualche modo. Ci hanno regalato una mappa. Cos'è che? Cioè, avevo promesso di provarle, abbiamo dato. Ok. Ted ha fame. Ma cosa? Ti ho dato la zuppa? Ma basta! Deve bere, Ted. Porca ferita, non abbiamo ancora fatto niente per aiutarla. Non abbiamo nulla. Cosa ti do? Ti taglio il braccio con l'accetta. Mary Jane sembra sempre assonnata, non ha energia per fare nulla. Mary Jane non è più pazza, va bene, ma tanto voglio dire, chi se ne frega? Beh, porca vacca, vogliono tutti bere. Allora, siamo spacciati. Raga, siamo spacciati, finirà molto presto. Pensavamo che le telefonate appartenessero al passato, visto che la bomba ha annientato ogni cosa in città. Invece una cabina telefonica sulla strada è riuscita a sopravvivere e sembra stia squillando. Ma io come faccio? Chi dovrebbe andare là fuori? E beh, signori, questo è ovvio. Questo era proprio ovvio, con il braccio esploso. Tutta, cioè, ormai non ce la fa più, quindi voglio dire, non può andare peggio. Sei andata a rispondere, figlia mia, che cosa ti hanno detto? Ma dimmi dov'è? Quando abbiamo risposto al telefono abbiamo sentito chiaramente un sospiro di sollievo. Si trattava di sopravvissuti della città vicina. Abbiamo iniziato a scambiarci informazioni, ma poi è caduta la linea. Porca vacca. Niente, speriamo che richiamino, vabbè. Ted non è più assetato. Ted, ok, ha pure fame. È ferita, è stanca, non ha più sete, va bene. Dolores non ha più sete. Dolores vorrebbe tanto mangiare qualcosa. Vorrebbe ammazzare la figlia, però non lo fa perché pensa a un'etica professionale. Cioè, madre. Vabbè. Allora, do la zuppa solo a Ted per il momento. Raga, ci sto provando e non lo so. Saremo anche al sicuro qui dentro, ma ci sono altre questioni a cui pensare. Nessuno riesce a dormire e bisogna subito risolvere la cosa. Non abbiamo il medikit. Siamo messi la cacata, raga. Siamo messi una porcheria. Giorno 11. Giorno... È tornata scema. Com'è possibile? Ignorando coraggiosamente i nostri sintomi, abbiamo cercato di dormire almeno per una o due ore. Niente da fare, ora siamo più stanchi di prima. Com'è possibile? Con tanti problemi da risolvere. Speriamo che almeno i nostri mostruosi ho avuto un ictus. Spaventino gli sciacalli o ci salvino dalla redazione. Vabbè. Ok, allora Dolores adesso mangerà. Ted non è più affamato, dai, mangia anche tu, tanto ormai stiamo per perdere. Aprite! In nome della libertà! Gridavano fuori dalla porta. Non eravamo sicuri di chi fosse qui? Ma ci si capiva che ti trovo di un gruppo di persone forse armate. Raga, altra scelta che do molto volentieri a voi, perché io in ste cose sbaglio sempre. Che facciamo? Ci sono delle persone che stanno dicendo aprite in nome della libertà e sono armati. Apriamo oppure no? Potrebbero entrare, spararci malissimo, rubarci le poche cose che abbiamo e abbiamo finito. Oppure non aprire. No, sì, sì, sì. Molti dicono di aprire. No, no, sì, sì. Un sacco non farlo, no. Sì, 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 sì. Un botto di sì, però ci sono anche dei no. Madonna, raga, sono indeciso come le bestie. Noi abbiamo un fucile, però non ce lo fa usare. No. Apri. Apro. Raga rischiamo, dai. Se non si rischia, non si gode a me. Si gode a me, non so cosa ho detto. Giorno 12. Dai, è andata bene. Allora, siamo tutti vivi. Cosa è successo? Madonna, ragazzi. Ci siamo pentiti di aver aperto la porta. Non abbiamo più visto chi c'è. Ma come?
Facce scure, fucili e sguardi di legno. Abbiamo abbandonato le scelte. Abbiamo pensato di essere spacciati. Poi all'improvviso uno ci ha chiesto se... se ti fassimo i rossi. Ah, ti fassimo. Madonna, mi si è buggato il cervello. L'abbiamo mai fatto. Quindi abbiamo tranquillamente risposto di no. La tensione è sparita. Quei ragazzi così gentili. Ah, quindi se avessimo tiffato i rossi, ci avrebbero sparato. Ok. Abbiamo preso 2 di acqua, meno male, perché eravamo messi in una cacata. Ok, sembra sfinita. Dolores non ha più fame. Ok, allora Mary continua a comportarsi in modo strano. Ma la butti fuori, Mary Jane, che questa ci fa ammazzare, io lo so. Ah, raga, dopo leggo, dopo leggo anche le donazioni, tranquilli, perché vedo che ce ne sono, anzi, le leggo adesso. Allora, abbiamo intanto diamo anche l'acqua. Abbiamo Spring Empire, 34 euro. Grazie infinite, Spring Empire, gentilissimo. Qualcosa non quadra. Vediamo il ronzio del ventilatore. C'è strani rumori nelle tubature. Ci sono urla infernali. Nel silenzio da troppo tempo. Sì, parla con lei per favore, che sta impazzendo pure. Questa qua, ci manca solo lei. Abbiamo... è tornato? Madonna, fortissimo Timmy, fortissimo. Ha la faccia devastata, poverino. Allora, che cosa hai portato? Dimmi che hai portato qualcosa, dai. Ti sei reso utile? Dolores si sente meglio, ora abbiamo... ok, si sente meglio, che ha parlato. Eravamo così preoccupati, ma è riuscito a tornare. Ha riportato la maschera, ma non nient'altro. Prima che successe tutto questo, andavamo spesso sul lungomare. Era un posto fantastico per le famiglie, guardare le barche, le navi e i marinai. Per questo, quando abbiamo scoperto che una delle nostre barche... ok? Però non è andata... invece sì, ci ha portato la radio. Attention, raga. C'era una grande confusione nella cabina del capitano, ma in mezzo a quel caso siamo riusciti a trovare un bel cappello e una radio funzionante. Signori, ok, va bene, dai. Abbiamo ripreso la radio che prima si era rotta. Ok, Dolores è ancora stanca. Non ha più sete, Mary Jane è mentalmente instabile. Questa ammazza qualcuno, io lo so. Assonnata, sviene in continuazione. Solo Mary Jane c'è. Ma sta morendo, non ha più sete. Timmy ha molta fame. Beh, dai, a Timmy bisogna per forza dare entrambi. Dai, è stato bravo. È stato bravo. Però basta, gli altri no. Mary Jane era una ragazza felice un tempo, ma di recente è un po' giù di morale. Forse perché è radioattiva. Forse perché le manca un braccio quasi. È chiaro che le mancano le sue lezioni di musica. Ecco, appunto, suonava il trombone, che secondo me non è mai andata a lezione. Per suonare così non si è mai andata. Infatti continua a canticchiare. Brandi musica classica e imita il suono della tuba. Molto probabile si sia andato nel rifugio. Ma forse per ridarle il sorriso potremmo farla uscire per una breve passeggiata. Vai, vai Mary Jane, corri, libera nelle praterie. Abbiamo Chris. Spero di averlo. No, Cri con la Pietro. Grazie di cuore Cri per il tuo 1 euro e 20. Oh, mi si sta buggando il cervello. Per il tuo euro e 25. Grazie di cuore Cri, gentilissimo. Abbiamo Giancarlo Ardiano, 2 euro, grazie di cuore Giancarlo, anzi 7 euro. No, 12 euro, l'ho visto adesso. Giancarlo, cosa stai facendo? No, raga, non fate così, grazie infinite Giancarlo, un bacio grande, veramente. Grazie mille, ciao Giancarlo, gentilissimo. Ah no, aspetta, 14 euro, ma perché non vedo? 14 euro, riporta anche Golfing Over It, vabbè. Grazie Giancarlo, veramente, gentilissimo. Ti mando un bacio grande. Allora, Mary Jane è uscita, è esplosa. Mary Jane ha fatto salti di gioia quando abbiamo consigliato la ricerca. Ha detto che se non riuscirà a trovarla si accontenterà di... vabbè. Magari porta qualcosa indietro, Mary Jane è uscita all'esterno, speriamo che torni presto. Speriamo anche di no. Dolores è ancora stanca e non riesce a dormire. Però Timmy, ti ho dato da mangiare. Scusa, te da fame. Va bene, allora, diamo cibo. Però Timmy no, scusa, te l'ho appena dato. Possiamo rimanere seduti qui in questo bunker minuscolo, oppure possiamo iniziare a pensare a una strategia. Ecco, appunto. Chi avrebbe mai immaginato che i rossi avrebbero distrutto così bel quartiere? Possiamo farlo noi. Teniamo gli occhi ben aperti in caso... ok, mettiamo la radio in funzione, che potrebbe chiamarci qualcuno. Absolutely. Giorno 15, signori. Vediamo un po'. È già tornata più scema di prima, ma com'è possibile? Allora, lo sapevo. No, lo sapevamo, il governo non è caduto e stanno venendo a salvarci. Non hanno ancora comunicato le date esatte via radio, ma siamo sicuri che non manchi molto. Hanno soltanto detto che si faranno vivi tra un paio di giorni. Perfetto.
Niente ci ha mai reso così felici nel vedere Mary Jane tornare nel... però non ha portato niente. Cioè, si scema? Timmy ha molta fame. Mary Jane viene in continuazione. Vabbè, esplodi e basta. Mary Jane è morta. Sì, va bene. Ted non è più affamato. Vorrebbe un po' d'acqua. Sì, però, zia. Scusa, Allora, sì, una preparazione. Raga, spedizione. Che preparazione? Una spedizione. Stavolta dobbiamo mandare fuori Ted. Per forza. Quando Timmy è tornato dalla spedizione sembrava star bene. Poi però abbiamo scoperto che si era ferito a una mano. Con del ferro arrugginito la ferita era infetta. Porca vacca. No, raga, non ho il medikit. Ce l'ascia come opzione. Devo tagliargli la mano. Timmy, fatti forza. Però forse non è un buon... Madonna, questo ci odia. Questo non è una buona idea, raga. Questo scappa, ve lo dico io. E se non faccio niente? Proviamo a non fare niente, raga. Perché questo qua non è... Scappa. Scappa, ve lo dico io. Calmi, calmi. Allora, va bene. Mary Jane non è più scema. Tutti gli altri stanno bene. La miglior medicina per guarire qualsiasi malattia è una ferita e stringere i denti e ignorarla. Certo, ovviamente. Vai all'ospedale... No, no, si preoccupi, rimanga in silenzio lì in un angolo, passa da solo. O almeno questo è quello che diceva nostra nonna, morta all'età di 20... Chissà come mai. Morso di una rana, perché le rane mordono, non pensavo neanche avessero i denti. Timmy ha molta fame, va bene. Dai, adesso a Timmy diamo da mangiare, Mary Jane ormai è con un piede nella fossa, che però ancora non muore da 16 giorni che è lì. Va bene. Ted sembra avere un piede nella fossa. Allora, va bene. Visto che tu adesso dovrai uscire, facciamo così. Diamo da mangiare e bere, tranne Mary Jane. Facciamo uscire Ted e gli diamo questa volta una bella ascetta. Ascetta, ascetta, ascetta! Non si può sentire l'ascetta. Volevo dire l'ascia, ragazzi, sono raccapricciante. Giorno 17. Giorno 17. Mary Jane è andata via. Mary Jane si è sentita offesa dalle mie parole e è scappata. Ted è uscito in spedizione di superficie. Speriamo che torni presto con una bella ascia. Dolore se non ha più sete, Timmy non ha più. Mary Jane si è infuriata quando ha saputo che non le sarebbe toccata neanche una goccia. Tutti gli altri a bere e a mangiare, lei niente. Va bene, fuori. È fuggita dalla... va bene, arrivederci. È stato un piacere, vabbè. Siamo te... Che me ne frega. Che me ne frega. Ok, va bene. Possiamo ancora farcela, raga. Non abbiamo notizie della situazione all'esterno. Per saperne di più, scoprire se qualcuno è riuscito a mettersi in salvo una radio. Assolutamente, attiva la radio, non rompetela, non ne abbiamo altre. Speriamo che Ted quando torna ci porta tante di quelle scorte che va alla Cry, magari, o alla Conad. Speriamo. Quando il segnale radio ha ripreso a funzionare, ci siamo sintonizzati sulle comunicazioni di emergenza. Indovinate... Buone notizie, li portate qua. La ricaduta della Ted è quasi terminata. Ora dovrebbe essere più sicuro viaggiare in superficie. Meno male per Ted. Dolores non è preoccupata. Da Brausca e Timmy gestisce meglio la situazione. Perfetto, la mano infetta non è più un problema. È tutto passato. Ottimo. È arrivata una donna con una strana creatura. Dice che è un cammello. Ma ha 5 zampe. Le radiazioni. Comunque l'animale trasporta delle merci. Ok. Porca vaccaccia ladra. No. No. Anche se però l'acqua ci serve. No, però raga, aspettiamo Ted. Io mi fido di te. Anche perché vuole qualcosa che è utile, come il fucile o la dama. No. No. Allora, calmi qua. Calmi tutti. Alla fine non aveva nulla che ci interessasse. Magari un'altra volta. Sempre che, appunto, se non esplode. Non sopravviverò. Ok, va bene. Va bene. Allora, bevi, bevi. No, tu no. Tu, Timmy, sei un ragazzino forte, devi farcela senza l'aiuto del cibo e dell'acqua. Oggi abbiamo ricevuto un messaggio misterioso che ci chiede gentilmente di condividere le nostre provviste con altri sopravvissuti. Non abbiamo idea di chi sia il mittente, ma chiunque l'abbia scritto ci ha incoraggiati dicendo che la nostra generosità... raga. Proviamo, voglio dire, a questo punto, tanto ormai siamo praticamente esplosi. 20 giorni. 20 giorni abbiamo dato una zuppa. Dolores, ma i capelli sono un po' bruttini, Ogni tanto dal parrucchiere. Vabbè, stavo scherzando. Siamo arrivati al luogo stabilito dove ci aspettavano i mittenti della lettera. Cioè dei gemelli, fratello e sorella. Sono loro a occuparsi di un gruppo di sopravvissuti. Ok. Cioè da soli ci hanno detto che stanno passando la città in cerca di scorte di qualunque tipo di genere. Ok. Ci hanno ringraziato e promesso di restare in contatto. Che bello. Non torneranno mai più, insomma. Perfetto. Abbiamo fatto una porcheria.
Per favore, Ted, torna. Oggi a colazione la mappa si è staccata dalla parete causandoci un bello spavento. Ma è un pezzo di carta, non può. Non può. Abbiamo controllato i chiodi che la tenevano, ma erano tutti al loro posto. Forse c'è qualche spirito di... Ma cosa? Ma cosa, l'esorcismo? Comunque, nel muro dietro la mappa ci è una specie di cassaforte. Ma ovvio che la dobbiamo aprire. La cassaforte, raga! Però magari nascono dentro dei ragni radioattivi giganteschi. Ho fatto una cagata? Non lo so. Non lo so, vediamo. Però c'è il lucchetto. L'avevo preso il lucchetto, non mi ricordo. L'ho detto, non l'avevamo preso, c'era un lucchetto dentro. Non sappiamo perché la mappa si sia attaccata al muro, eh. E qua cassaforte polverosa, che se dietro c'erano delle provviste. Un lucchetto. Timmy in pessime condizioni, dobbiamo dargli dell'acqua. Dovrebbe mangiare anche. Ok, va bene. Però se era soltanto il lucchetto. Va bene, per il momento mangia solo, eh. Stavano finendo le nostre leggi, si può definire tale. Quando abbiamo sentito bussare alla porta, sembra un commerciante molto interessante. Raga. Proviamo a dargli. Cosa ho detto? La dama. Perché secondo me servono. Proviamo? O no? Raga, che faccio? Gliele diamo? Secondo voi è giusto dargli le munizioni oppure no? Voi che fareste? Intanto continuo a leggere le donazioni. Niente, Giancarlo Ardiano, altri 5 euro. Basta, Giancarlo, grazie infinite, Giancarlo, però basta, grazie di cuore. Un bacio grande, amico mio. Abbiamo Anas, 1 euro, grazie infinite, Anas, grazie anche a te, gentilissimo. Dama, no. Dai colpi, sì, dama. Raga, devo dare la dama? Non devo dare, i colpi non si danno. Dai colpi. Ovviamente gente che insulta. Fantastico che non c'entrava niente. Dai colpi. Sì, sì, dai la dama. Ah, proviamo a dare la dama. Proviamo. Magari è una cosa utile. Abbiamo anche LRS Ultimate 1 euro. Grazie infinite LRS. Cos'è successo qua? Allora, diamo la dama. Vediamo che succede, raga. Perché ci sono delle risate tipo vi abbiamo preso in giro? Dov'è Timmy? Dov'è Timmy? Invece dei proiettili noi abbiamo offerto la daniera. Un po' confuso il tipo ha preso a spiegarci cosa fosse. Abbiamo finto di capire divertente finché lui non è andato via col gioco. Farabutto. Ho sbagliato. Perché Timmy è andato? Non capisco. Perché si è andato via? È andata, raga, è finita presto purtroppo. Siamo arrivati al giorno 22. Oggi dal vicinato provengono strani rumori. Probabilmente c'è stata una fuga dallo Zodiac. Ma non possiamo. Non possiamo, perché sennò non rimane più nessuno. Non posso. È andato via quel deficiente. È tornato dentro. Eccolo. Mamma mia, che uomo orribile. Allora, intanto il moccio dal naso. I capelli, poverino, non si possono guardare. La pelle verde. Amico mio, però. Allora, Ted è tornato sano e salvo più o meno. Una battuta di caccia sembra troppo rischiosa. E infatti ai margini della città c'era un grande parcheggio. Ora sembra più uno sfascia carrozze e la maggior parte dei veicoli sono distrutti. Avevo pensato essere... Ok, va bene, sono ricca... Ok. Vabbè, ha portato due acqua, due zuppe e una torcia anche. Va bene, grande Ted. Va bene. Vabbè, ci stia seguendo. Dobbiamo essere più prudenti la prossima volta. Porca vacca, ci stanno seguendo. Ok, Ted ha fame, va bene. Adesso Ted gli diamo anche acqua e cibo. Vediamo. Dolores è in ottima forma. Vai, Dolores, sei tutti noi. C'è un uomo al nostro uscio che vorrebbe fare amicizia con noi. O almeno ciò che è quello di... Sembra innocuo, anche se a quanto pare ha un numero spropositato di braccia. Porca vacca, poveri. Ci ha assicurato di non essere contagioso, cioè? Sul gruppo delle provviste, loro ci ripagheranno di fare contro il prossimo raid dei banditi. Che facciamo? Vai, a caso, stiamo regalando cose come se fossimo ricchi. Secondo me sto sbagliando, però. Abbiamo dato la zuppa. Ok, chissà se per... oppure per paura dei banditi, alla fine abbiamo accettato. Staremo più tranquilli sapendo che qualcun altro ci protegge. Chi lo sa. Ma abbiamo appena dato da mangiare a Ted, basta. Ancora stanco, va bene. Non sembra preoccupata. Aspettate tutti. Dolores, vai, per favore. Portiti
Portati, vediamo anche tu. Lascia, che ti devo dire? Vediamo, raga, vediamo. Finisce questa partita e passiamo ad Among Us, raga. Tranquilli. Allora, Dolores è salita in superficie. Speriamo che torni sana e salva. Non lo so, te da fame, va bene. Dai, mangia, che tanto ormai le zuppe stanno scarseggiando. Nuovo annuncio radiofonico dall'esercito. Non abbiamo le carte. Perlustreranno il quartiere alla ricerca di sopravvissuti, ma hanno bisogno di segni evidenti della presenza di persone. Per indicare quanti di noi occupano il rifugio, dobbiamo lasciare delle carte alla più vicina fermata dell'autobus. Non ho le carte. Non le ho prese le carte. Porca vacca, non le ho prese. Abbiamo Manu De Vargas, 1 euro, grazie infinite Manu, gentilissimo. Sweet Eri, 3 CHF, che non mi ricordo quanto sono, però grazie infinite, veramente grazie di cuore. Pietro Savastano, 1 euro, grazie di cuore Pietro. Già, niente, Giancarlo Ardiano, altri 2 euro, anzi altri 4 euro, grazie di cuore Giancarlo, però basta, ti prego, basta, tranquillo. Grazie infinite, un bacio. Dannazione, abbiamo perso l'occasione di essere salvati dall'esercito, ho caputo. Ted ha fame. Basta Ted, mangiare, ma sei tutto fastidioso. Ci ha fatto visita un commerciante dell'aspetto trasandato con una borsa altrettanto malconcia. Ci farà solo oggi, in cambio di un solo imbarazzo di zuppa riceverà... Sì, tutta la borsa. Magari dentro ci sono dei pidocchi, però chi se ne frega. Cos'è? No, vabbè, il gatto, raga. Ma che fiero che... Dai, hai portato delle provviste? Allora, abbiamo dato da mangiare a un estraneo per avere un gatto da sfamare. Non è stata un'ottima idea. Ma tu sei meraviglioso. Com'è che ti chiami? Non so il nome. Non appena la porta si è chiusa alle spalle del commerciante, la borsa ha iniziato a scuotersi. Ecco. Bene, abbiamo il gatto. Quando finalmente la bestia si è liberata, è saltato fuori, era solo un gatto domestico. Va bene, va bene. Sharikov, Sharikov, bellissimo. Abbiamo Sharikov con noi, raga. Ted ha fatto... ma adesso non puoi, amico mio, puoi solo bere. Perché abbiamo dato la zuppa. Stava nel paesaggio radioattivo quando abbiamo visto un giovane donna in abbigliamento mimetico. Aveva un terribile fucile con sé, ma ci ha salutato gentilmente. Ha detto di essere una cacciatrice. No, raga, non posso però. Ricompensati più avanti quando nessuno ci dà niente. Non lo so, non lo so. No, dai, no, no. Non mi fido stavolta, che prima è andata male. Colpi di tosse, da chi poi? Non c'è più nessuno, c'è solo Ted. Ma cosa fai, Sharikov? Ma... è bellissimo sto gatto. La donna ha detto che uccide soprattutto per cibo. Chiaramente una selvaggia ci va bene. Non ci piacciono queste cose? No, va bene. Lo stomaco di brontola? Va bene, dai, puoi ancora resistere. Non sarebbe fantastico se potessimo uscire e andarcene? Magari. Camminare sulla superficie come una volta? Non si può. Siamo al 28° giorno. Raga, quasi un mese. Dentro a un bunker siamo ancora vivi per pochissimo, ve lo dico io. Abbiamo ottenuto finora solo un gatto. Dolores non è più tornata dalla spedizione. Siamo in grado di prenderci cura di noi stessi. Non lo so. I gemelli sono tornati! Come promesso, ci hanno chiesto aiuto! Cosa? Cosa? Siete voi che dovete aiutare noi? Il loro gruppo è così grande da non essere... Quindi vorrebbero costruire un piccolo accampamento da queste parti. Servirebbe loro qualche... Non c'è niente! Non c'è più niente! Rubatemi anche le mutande, già che ci siete! Non abbiamo aiutato. Giorno 30, raga. Allora, e anche noi vorremmo avere un'ascia, ok... Va bene, non abbiamo fatto niente in pratica. Non è cambiato nulla. Ted, ti do un goccio d'acqua così magari sopravvivi. Curioso, sembra che l'intero rifugio tremi ogni 2 minuti e ogni volta in maniera più forte. Ecco, di nuovo, sempre peggio. Un terremoto, teniamoci stretti qualcosa. No, la radio per forza. Tutto il resto verrà distrutto. Porca di quella vaccaccia ladra. Porca... Dolores! E torna... Grande! Grande Dolores, esplosa la torcia, esplosa la maschera, però abbiamo salvato la radio, che può essere utile. Dolores è tornata. Terremoto oppure no, niente impedirà la nostra dose quotidiana di nuovo. Va bene, siamo riusciti a salvare la radio. È stato bello vedere Dolores tornare sana e salva. Abbiamo portato l'accetta che prima la potevamo usare, non ci serve più. Ok,
Ok, va bene. Ha portato 2 di acqua e ha portato anche il veleno, tipo. Non mi ricordo. Wow, la valigia buono. Ci stia seguendo ancora. Va bene. Va bene, Dolores, grazie mille. Molto debole, se potrebbe finire male. Ted, mangia, dai, mangia, 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 mangia. A te ti do anche da... per forza. Allora. Ok, va bene. Dolores è troppo esausta. Prepariamo intanto la spedizione e facciamo uscire te, per forza. Sherikov è ancora un nuovo membro della nostra piccola famiglia. Quando abbiamo ottenuto sotto controllo. Sembrava di credere proprio oggi abbiamo notato un'altra cosa sul collare. Un indirizzo? Dovremmo fare una spedizione veloce per vedere cosa c'è in quel luogo. Dai, raga, tanto ormai abbiamo perso. Siamo messi in una porcheria. Tosse incredibile, stanno morendo. Proviamo, proviamo. Dove è finito Sherikov? È sparito il gatto. Prima di raggiungere la fine della nostra via, due uomini che indossavano cappotti scuri e capelli alla moda ci hanno fermato. Si sono precipitati sul gatto, l'hanno preso in braccio e ci hanno... Ma no! Ce l'ho fottuto Sherikov. Sherikov, come si chiama? Partiamo con un vecchietto a cui manca tanto. Vabbè, dai. Abbiamo fatto spallucce e siamo tornati al rifugio. Non ci hanno dato niente come ricompensa? Niente. È andata. Dolores non mangia da un bel po'. Hai mangiato prima. Basta. Hai mangiato prima. Adesso Ted. Ah no, però allora ti do anche magari da mangiare. Da bere, dai, che magari aiuta. Non lo so. Ted, vai fuori. E stavolta ti porti la valigia con l'ascia, il fucile e i proiettili. Dai, stavolta devi portare dietro qualcosa di incredibile. Ti sto dando tutto, anche le mutande. Dai, Ted, ti prego, sei armato. Dai, forza così. Abbiamo solo Dolores, raga. Dai, Dolores, resisti. Fino a che non arriva Ted. Ted è uscito in spedizione di superficie. Va bene, c'ha di tutto e di più. Vorrebbe mangiare. Bevi solo, dai, non puoi mangiare, non abbiamo niente. L'ultima spedizione ha scovato un veicolo parcheggiato in fondo alla strada. Ha un aspetto singolare. Uscito a vederlo da vicino. Siamo abbastanza che ci tratti di una trappola. Non posso, non ha più nessuno. Se vai solo tu, perdiamo. Niente, niente, niente. Possiamo perdere delle occasioni incredibili. Giorno 34. Giorno 34, siamo ancora vivi, non si sa come. Potrebbe benissimo essere la trappola di una gang, appunto. Ci lasceremo prendere così ingenuamente. Sarà meglio lasciar perdere questo veicolo, anche perché il proprietario prima o poi si farà vivo. Non credo. No, 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 no. Devo darle da mangiare, ma siamo spacciati. Ok, oggi abbiamo avuto visite. Era una donna euforica, sono veramente euforico. E dai capelli rossi, accompagnato da una scorta di mercenari arcigno, probabilmente da una guardia. Ci ha detto di essere commerciante. No. Offrono le carte. Ma non ho la... Porca vacca, ste carte sono la cosa più utile al mondo, ma non le possiamo prendere. Vediamo intanto qua che sta succedendo. Abbiamo Pietro Savastano che dona 3 euro. Grazie di cuore, Pietro. Un bacio grande, gentilissimo. Giancarlo, altri 2 euro. Grazie, Giancarlo, veramente. Grazie di cuore. E il gufo, 3 euro. Grazie di cuore, il gufo. Anzi, no, aspetta. 9 euro praticamente. Madonna, il gufo, grazie infinite. Un bacio grande. Rosario Crimi, 5 euro. Grazie anche a te, Rosario, gentilissimo. Un bacio grande anche a te. E poi abbiamo Chris Serra. Che dona ben 5 euro anche lui. Grazie infinite, Cri, gentilissimo pure tu. Un bacio e un abbraccio grande. Ciao Fexi, potresti fare gli auguri di buon compleanno a mia sorella? Ciao Ilenia, auguri. Però raga, se faccio così poi tutti giustamente me lo chiedono, è la fine. Però ciao Ilenia comunque. Allora, continuiamo. Non abbiamo preso nulla, ma è stato difficile rifiutare per via di quel dannato entusiasmo. E ci è rimasta male, vabbè. Ma cosa? I progetti di una strana arma. Beh, abbiamo rifiutato. Va bene, però. Con grande nostra sorpresa abbiamo trovato. Ma è tornato Shari! E ci vuole bene, raga. È tornato a casa. Ha lasciato la signora anziana e è tornato. Vabbè, prozzo riguardo che abbiamo per lui. Ok. Va bene, Dolores si lamenta perché qui non riesce ancora a dormire bene. Bevi, Dolores, bevi. Porca vacca, non abbiamo le carte.
Siamo messi in una porcheria. E non le abbiamo le carte. Niente. Intanto il gatto fa... Dolores è devastata. È proprio messa male. Dannazione, abbiamo perso l'occasione di essere salvati. Oh. Ted non torna più. Nonostante io gli abbia dato i fucili di tutto e di più, non tornerà più. Io me lo sento. Non tornerà più. Devi resistere, Dolores. Tanto va la gatta al lardo che quasi ci lascia lo zampino. Sherigan ha trovato un cavetto che spuntava dal soffitto e lo ha attirato. Sono caduti dall'intonaco dei detriti. Perché fai già danni? Come lo... Ok. Oh, non capisco. Esaminiamolo. Vediamo che succede. Magari succedono cose incredibili. Troviamo cose nascoste. Grande Ted è tornato più devastato di prima. Allora. Calmi. Ha riportato tutto. Quindi non ha usato il fucile. Non ha usato l'ascia. Tutto qua. Il cavo porta all'esterno dove abbiamo trovato un camion mezzo bruciato. C'erano dei uomini sorpresi e circondati da una schiera di lampadine che lampeggiavano. Va bene. Secondo voi stavamo a fare un picnic sul bordo della strada, ovviamente. Molto credibile. Ok. Prima dell'esplosione ti aveva fatto... Ok. Un ragazzino di 2 metri lo aveva colpito da un bastone. Ci ha portato anche 2 di zuppa. Ok, perfetto. Abbiamo 2 di zuppa, 2 di acqua più la... Grande Ted, ma io lo sapevo che quest'uomo era un grande. Pure il medikit. Vabbè. Ted, grandissimo. Mangia, Ted. E bevi anche. E anche Dolores, per forza, se no ci rimane secca. Niente, non posso fare la spedizione perché stanno tutti male. Gli agenti che ci stavano spiando sono alla porta. Pare... Sì. Dai, proviamo, raga. Magari ci stanno salvando. Sono agenti. Non mi rubate tutto, vi prego. Dai, non mi... Che è successo? Ci hanno portato via. Ci hanno sventolato in faccia una sorta di documento di identità. E ci hanno detto che fanno parte di una missione governativa. Ma perché non ci aiutate? Le cimici non servivano a spiare noi, ma il gatto. Cosa? Sospettano che sia una spia Ma è un gatto! Come fa, anche volendo? Sono disposto a farci entrare nel loro rifugio governativo super segreto se le aiutiamo a alcune missioni di top secret. Ok. Va bene, per il momento non ho mangiato ancora nulla. Ted è solo brutto da vedere perché in realtà sta bene. È davvero strano quando si ha la sensazione di essere osservati. Il nostro rifugio è piccolo, ma questo pensiero ci tormenta da tempo. C'è qualcosa di vivo qui. E se fosse un roditore, ok, vai, fucile. Oppure no, proviamo con l'ascia. Proviamo con l'ascia perché il fucile magari si rompe. L'ascia in teoria no, dai. Giorno 39. Sto durando un botto, raga. Ok, l'ascia è ancora intera, quindi sicuramente ci siamo salvati. Qualunque cosa fosse ora è morta. E mangiatevela. Decisamente morta, forse ce ne sono altri nascosti da qualche parte. Ecco, essendo che tu hai fame, Ted, dai. Fai un bello spuntino. Proviamo a dargli anche acqua. E anche a te. Dai, proviamo, raga. Proviamo di vedere. Qua non esce nessuno. Un gruppo di banditi alle porte a pretendere di entrare. A questo punto... Eh no, io ti chiudo col lucchetto. Non entrerete sicuramente. Tante care cose, non ruberete le mie scorte. Vandali che non siete altro. Va, pensa a te. Non credevamo che un piccolo lucchetto potesse fermarli. Invece si è rivelato sufficiente a sorseggiare. Tra l'altro ho detto sorseggiare, volevo dire scoraggiare. A quanto pare ce l'hanno messa tutta, ma alla fine hanno rinunciato. Vabbè, il lucchetto si è rotto. Che poi tra l'altro non avevano detto che ci avrebbero aiutato in caso fossero arrivati dei banditi. Ma pensa a te. Ted ha bisogno di bere, ma basta, siete pallosi. Ok. Dolores, devi uscire. Per forza, tocca a te adesso. Oggi abbiamo conosciuto un tipo incredibilmente strano. Aveva un aspetto umano, ma anche 3 paia di mani. Vabbè, ma tutti i mutanti arrivano. Ci ha raccontato di un gruppo di persone come lui che aveva difficoltà. Ok, Falloro ci ha fatto un'offerta. Alcune ci proteggeranno. Visto che però adesso deve fare una spedizione, Dolores, proviamo anche a dargli dell'acqua, dai. Proviamo, raga, non lo so. Potrebbe essere stata un'idea veramente orribile oppure no. Proviamo.
Adesso tu, Dolores, devi uscire. Non sembra preoccupato. Qua c'è. Abbiamo tirato il sospiro, l'abbiamo accettato, va bene. Ok, per il momento lasciamo tutto così. E facciamo uscire Dolores con la valigia. Con l'ascia. E magari facciamo così. Facciamo che le lasciamo soltanto l'ascia. E la valigia la teniamo noi, dai. Che tanto voglio dire, perché il fucile dobbiamo lasciare tutto a lei? Che poi se arrivano i banditi che facciamo? Scusa. Abbiamo Constantin Gamer YouTube 89 5 euro. Grazie di cuore Constantin Gamer. Grazie veramente infinite anche a te. Grazie infinite. Andiamo avanti. Ok, salute superficie. Ted, dai, bevi soltanto. Resisti. Eccolo lì, il fucile. Dei roditori mutati stanno assaltando le nostre provviste. Ok, sì, potrebbero essere anche dei conigli. Va bene, dai, sparagli in faccia, così magari mangiamo anche. Raga, i pollicioni in su, e mi raccomando, è gratuito, ve lo ricordo sempre. Dai con i pollicioni in su a questa bellissima like, ho detto, madonna, salta il mio cervello. Cosa è successo al fucile? Come ha fatto a ridursi così? Non erano topi. Erano delle persone modificate. Le nostre latine sono salve, peccato per il mutante peloso. A quanto... Va bene, è esploso il fucile, siamo a posto. Dobbiamo cercare soltanto di sopravvivere. Toc toc, questo suono ci sorprende ogni volta. Potrebbe significare qualsiasi cosa, vabbè. Raga, proviamo, dai, siamo messi male. Proviamo ad aprire, magari ci portano qualcosa di utile. Non lo so, magari ci sono venuti a salvare. Cos'è? Niente di buono, secondo me. Ted è ancora qua. Apri la porta, è stato avventato. Sembra che ci abbia fatto venire qualche brutta malattia. Ma porca. Chi è che ha bussato? Non si sa. Ci hanno attaccati proprio quando credevamo di poter... Non abbiamo niente, siamo sfacciati. Un gruppo di banditi trova l'altra parte della porta e ci ordina di uscire con le mani alzate. Non abbiamo più niente. È finita, raga. Porca vacca. Cosa? Giorno 45? Ma perché siamo ancora vivi, scusa? Ci hanno fatto uscire. Quando abbiamo aperto la porta e visto un gruppo di banditi... Beh, alla fine niente, abbiamo pensato... boh. Per fortuna i nostri amici mutanti! È vero! Sono venuti a darci la mano. Hanno mantenuto la parola. Tutte quelle mani si sono rivelate. Ok. Hanno risposto al saluto. Ok. Ce l'abbiamo fatta a salvarci. Ma raga, la prossima volta che facciamo? Gli sorridiamo. È l'unica cosa che possiamo fare. Fa altro che tossire. Allora io ti do il medikit. E ti do anche dell'acqua, Ted. Però non mi esplodere. No. Niente, nuovo annuncio, ma non abbiamo le carte. Non ci salveranno mai così. Francesco Guido, un euro. Grazie infinite, Francesco. Grazie di cuore anche a te. Un bacio. Allora, Ted, a parte essere orribile, sporco, brutto, ora sta bene. Dannazione, abbiamo perso l'occasione di essere salvati. Non me lo ricordare. Non me lo ricordare. Ted è molto debole. Mangia anche, che ti devo dire. Ok, ma le carte... Stamattina abbiamo sentito bussare alla porta. Non abbiamo affiettato le voci di bambini. Abbiamo aperto scoprendo che questo parlava di un paio di ragazzine scout. Cosa ci fanno le ragazzine scout in giro? Offrono. Ok. Una, perché la fisarmonica per l'insetticida? Non capisco. Non capisco. Non ho il lucchetto. Potevamo avere il... Ma cosa me ne faccio? Dai, proviamo. Proviamo, raga. Magari suoniamo e la gente ci sente e ci viene a soccorrere. Proviamo, raga. Vediamo come va. C'è Sherikov che guarda in giro. Allora, le ragazze erano molto gentili. I prezzi più onesti. Va bene. Brontola, va bene. Sì, sì. Mangia, che ti devo dire. Dunque, siamo diventati pozzi di terrorifugio pullula di insetti. Ecco, ovviamente adesso che serviva l'insetticida, non c'è più. Perfetto, è fatto apposta. Stiamo per esplodere. È tornata Dolores. Grande Dolores, cosa hai portato? Dai, hai portato qualcosa. Mentre dormivamo, Sherikov ha eliminato un... Oh, grazie Sherikov. Vedi che è utile. Ha mangiato tutti i setti mutanti. Adesso diventa un mostro, un Bigfoot. Gli ha dato la caccia, va bene. È stato bello vedere Dolores tornare. Amico mutante ha mantenuto la parola, ha portato con sé un paio di compagni e ci sono... Ok, per quello è tornata, perché l'hanno protetta. Va bene, cosa hai portato? Una zuppa solo? Sei seria? Questo è... Va bene.
Vabbè, anche due di acqua, però ha perso la sciarpa. Per forza, doveva perdere qualcosa. Due di acqua. Va bene. Dai, mangia e bevi. Tu bevi solo. Proviamo a... Raga, sto provando a resistere. Non potete capire. Grazie a un impianto di comunicazione altamente tecnologico composto da bicchieri di carta e con i chilometri di spago, gli agenti ci hanno telefonato per darci la prossima missione segreta. Ok. Vogliono che portiamo a termine una spedizione? Ok, no? Sì, vai Dolores, mi sei abituata, ritorna fuori, vai. Fai le missioni segrete. Nick 06 2 euro, grazie infinite Nick, gentilissimo. Ciao Fexy, come stai? Tutto bene Nick, spero che anche tu stia bene, grazie di cuore comunque. Dolores è salita in superficie, speriamo che torni sana e salva. Abbiamo accettato volentieri, va bene. Ok, perfetto. Speriamo ci salvino, raga, speriamo. Ted come è messo? Ted ha fame. Però puoi aspettare, non morirai di sicuro. Un gruppo di criminali sta picchiando la porta, ma basta. Tutte, cos'è? Rispondiamo suonandogli una canzone, che così si sentono meno cattivi con noi, meno aggressivi e ci lasciano stare. Abbiamo suonato ed è tutto a posto. Vedete, la musica salva. Hanno abbassato le armi e versato lacrime. No, stavo scherzando. Siamo salvi, raga. Grazie alla fisarmonica, vedete che ho fatto bene? Ho fatto bene. Abbiamo una radio funzionante. Eh beh, direi di sì, eh. Magari sì. Magari torna qualcuno a prenderci. Ancora niente. Ancora niente. Dopo esserci sorbiti tutte le interferenze possibili, immaginate, ci siamo battuti a una trasmissione. Parla di complotti, va bene. Dimmi, sì, marziani, vabbè, lasciamo perdere. Mangia, Ted. Ok, ci manca la nostra vecchia vita. Sì, sì, bla bla bla. Siete state per esplodere. Ok, è tornata Dolores, ma non penso abbia qualcosa con sé. O magari sì, chi lo sa, è solo sdevastata. Ok, quella missione di ricognizione è stata una faccenda rischiosa. Siamo dovuti passare per quartieri, va bene. Di cani, gatti, mutanti, bande, di tutto e di più. Siamo riusciti a uscire vivi per un pelo, ma gli agenti sembrano apprezzare i nostri sforzi. Dai, vi prego, veniteci a prendere. Al nostro secchio servirebbe proprio una miglioria. Va bene. Ted ha fame, non mangia da un bel po'. Allora, tu puoi mangiare e bere. Ted, devi solo bere, tu dai. Ok, prepariamo un'altra spedizione. Per forza, raga, ecco. Sufficiente tossire per qualche ora per abituarsi. Le vetture si sono fermate e non arriva più aria all'esterno. Non abbiamo niente. Anche volendo, siamo fottuti. Proviamo a resistere il più possibile. Poi, raga, facciamo una partita da Among Us. Tranquilli. Abbiamo deciso di lasciar perdere il problema del condotto. Quindi, va bene. Avevo una brutta tosse, ovviamente. Dolores non mangia. Andiamo avanti. Ah, no, però aspetta. Vai, Ted. Portati la valigia. Portati. Vediamo un po'. Niente. Niente. Non portarti assolutamente niente. Portati. Che ti porti? Portati i proiettili. Non lo so. La fisarmonica che va in giro, le persone si commuovono e ti danno qualcosa in cambio. Dai. Proviamo. Giorno 54. Comunque è un botto, raga. Cioè, non è poco, Ted è uscito. Non mangia da un bel po'. Mangia. Speriamo bene. Niente. Tutti i guanti a proteggere la porta. Ci sono delle persone dall'altra parte che non hanno muovimento. Bene, perfetto, è finita, raga, è andata. Perfetto. È la fine. È la fine, assolutamente, immaginavo già. Guarda che belli. Degli uomini veramente incredibili. Dolores si sta domandando, ma sto per fare una brutta fine o andrà tutto bene? È morta pure lei. Ma perché date fastidio? Cosa vuoi? Siamo tutti nella stessa situazione. Ma che vuoi? Ma anziché aiutarci a vicenda, guarda che uomini orribili. È andata. È andata male, raga. È stato invaso da una banda di sporchi e volgari malviventi. Lo sguardo nell'orecchio non proiettava nulla di buono. Vabbè. Se avessimo resistito di più, fammelo pesare. Fammelo pesare. Ok. 55 giorni, raga. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio, dai. E infatti è andata peggio perché abbiamo... Siete morti, siete morti. Non siamo riusciti a sopravvivere. Non è facile, raga, come pensavo. Però,
Voglio dire, poteva andare peggio. Lasciate un like per supportare il fatto che io abbia perso, ragazzi, per favore. Bel gioco però, mi piace. Sembra un po' fine a se stesso, un po' noioso, però in realtà non è male. Allora, adesso torno giganterrimo. Adesso facciamo Among Us, ragazzi. Abbiamo ancora una mezz'oretta. Quindi facciamo Among Us. Magari escono fuori due partite, qualcosa del genere. E poi per oggi diciamo che possiamo concludere qua, raga. Facciamo così, dai. Allora, adesso nel frattempo saluto ancora un po' di persone nel mentre che aspetto che si apra Among Us. Dov'è Among Us? L'ho perso. Eccolo qua. Così nel frattempo che si apre io saluto ancora un paio di persone e poi comunque, raga, continuerò a salutare anche dopo. Allora, ciao Jeanette Gasparetto. Ciao Marco Esposito. Raga, poi facciamo magari una live dedicata solo a 60 Second, eh. Minecraft lo facciamo la prossima volta. Abbiamo deciso che per oggi Minecraft no. Abbiamo scelto Among Us, 60 Second e Rocket League. Prossima volta facciamo Minecraft, di nuovo 60 Second e un altro gioco che poi vediamo, eh. Facciamo magari ancora una partita. Aspetta che qua si sta aprendo, stanno facendo cose. Perché mi sta chiedendo la mia data di nascita? Vabbè, fammi compilare qua. Ok. Va bene, ha fatto un aggiornamento. Qualcosa di nuovo, qualcosa di incredibile. Adesso facciamolo vedere anche a voi. Ok. Torno piccolino. Oh, eccoci qua, ragazzi. Belli con Among Us. Facciamo online. Herpes, l'ultima volta ce l'avevo chiamati, ma meraviglioso. Stavolta ci chiamiamo Brufolo. Ok. Mettiamo. Ok. Va bene. Proviamo a vedere se intanto trova la partita. L'ha trovato, Brufolo, signori. Segnatevi il codice ZKINXG, perché la prossima partita sarà sempre con questo codice. Quindi magari riuscite a entrare anche voi. Raga, mi raccomando. Ok, ci siamo. Ci siamo. Ciao, raga. Ok, I'm come back. Ok. Abbiamo il gufo con altri 2,30€. Grazie infinite il gufo. Ciao, posso su Fortnite? Ce ne sono un sacco di amicizie. Cioè, richieste di amicizia su Fortnite. Magari potessi accettarle tutte, però siete veramente tanti, raga. Grazie comunque per il tuo sostegno. Startiamo la partita. Codice ZKINXG, raga, segnatevelo. Perché così potete magari riuscire a entrare in partita. Ok. Proviamo a fare qualcosa di carino anche qua. Cioè, finora non abbiamo vinto da nessuna parte. Solo qualche partita su Rocket League, però. Vabbè. Hanno fatto aggiornamenti, però non ho notato nulla di diverso. Non lo so. Non lo so. Magari sì, magari è cambiato qualcosa, o magari no, non si sa. Facciamo le solite tasks. Vediamo di vincere, eh. Almeno qua, e che cavolo. Va bene. Raga, dite ai vostri amici che siamo passati su Among Us, eh. Magari c'è qualcuno che ha voglia di vedere il gioco e magari viene qua con noi. Abbiamo trovato già un cadavere. Dove? Va bene. Vediamo un po'. Ciao Monica Olivotto. Ciao Marcello Migliori. Ciao Salvatore Cristofaro. Oddio. Oddio. C'è la lingua italiana, mi state dicendo. Vediamo. Ciao Aika Di Vincenzo. Ciao Francesco Gianbruno.
Vediamo. Vediamo un po'. Ciao Maria Patella. Ciao Giuliana Benedetti. Va bene. È cambiato qualcosa comunque. Tipo questo non c'era, se non sbaglio. Il font è cambiato, non era così. Skip. E boh. Proviamo a vedere. Non lo so, è cambiato qualcosa, eh? Secondo me è cambiato qualcosa. Allora, vi dicevo, facciamo ancora uno o due partite su Among Us e poi per oggi ci salutiamo, ragazzi. Siamo comunque in live da 2 ore e 10 minuti. Alle 20:30 concludiamo. Magari anche prima, vediamo che comunque ci sta. Avrete anche da mangiare, cioè dovete mangiare, fare compiti, cose, ci sta. Dai, raga! Fancy fuff. Deve votare. Ciao Lia Diamanti. Ciao Donatella Tarsi. Poi, ciao Giulia Caruso. Poi, ciao Matilde Manzi. Che è successo? Ancora niente, va bene. È stato skippatissimo. Non abbiamo trovato nulla. Proviamo a vincere. Continuiamo a fare le task. Ok, proviamo. Dobbiamo resistere, eh? Dobbiamo farcela. Signori, la volta buona? Proviamo. Qua altra task. Ok, ho buttato via un diamante incredibile, grosso quanto la mia testa. Forse quello è il killer, me lo sento. Lui è l'impostore. Ho questa sensazione. Altro cadavere. Allora, io non ho visto nulla, quindi già skippo. Cioè, non ha senso. Cosa tanto, non ho visto niente. Skip. Skip. Voglio skippare. Ok. Skip. Ok. Loro probabilmente hanno visto qualcosa che io non ho visto. Ciao, Crystal Kugi. Ciao, Federica Zampori. Poi, ciao Maria Melnik. Ciao Gian Pietro Fretti. Poi vediamo. Ciao Giuseppe Spinella. E Ryan Han, motore inferiore. Io l'ho detto che secondo me è lui, eh. Cioè, per un attimo che si è avvicinato, poi ha detto forse non mi conviene ed è andato via. Secondo me è lui. Proviamo. Però non posso più votare, ormai ho votato, porca vacca. Secondo me è lui. Secondo me è lui, raga. Secondo voi? Raga, mi raccomando, un like. Vi prego, lasciatelo che tanto è gratuito. Facciamo diventare il pollice blu perché grigio fa schifo, ve lo dico sempre. Condividete la live con i vostri amici. Vi ricordo che rimarrà sul canale, quindi potrete vederla quando vi pare. Niente, ancora nessuno. Quindi dai con i pollicioni, riusciamo ad arrivare a 15.000 like prima che finisce la live? Siamo a 12.144, ragazzi. Ce la facciamo ad arrivare a 15.000 like? Io credo in voi, so che ce la possiamo fare perché siete fortissimi. Allora vi dico che ho la gola esplosa. Sto parlando da 2 ore e un quarto ininterrottamente. Però per voi questo è altro, signori. Dai con i pollicioni, eh. Qua c'è un'altra roba. No, ma è lui, me lo sento. Ho proprio la sensazione, raga. Ho questa sensazione. Ve lo dico io. Ve lo dico io. La facciamo anche qua. Ok. Poi che cosa rimane da fare? Ancora in caffetteria. E ci andiamo a fare l'ultima task. Dai, con i pollicioni, raga. Io lo so che qualcuno tra voi non l'ha messo il like ancora. Dai, eh. No, ho chiuso tutto. Non posso fare l'ultima task. Dai. Ok. Va bene. Facciamo quest'ultima così le ho completate tutte. E poi cerchiamo di prendere l'impostore. Che finora, tra l'altro, non ne abbiamo preso neanche uno. Sono due, in teoria.
Ma non ne abbiamo preso neanche uno ancora. Ping 232 è sbagliato o sbaglio? Non dovrebbe essere così alto, vero? Non è il massimo. Va bene. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai, che vinciamo. Brufolo, non scherza, eh. Brufolo è forte. Brufolo non vuole scherzare. Brufolo sa quel che vuole. E sa come prenderselo anche. L'impostore non si sta più facendo vedere. Stiamo soltanto camminando. Vai, guardalo. Ma io ti seguo perché so che sei tu. So che sei tu. Ora mi squarti? Sì, fai finta di fare le missioni, certo. Le task, certo. Va bene, dai. Nel beneficio del dubbio. Altro cadavere rinvenuto. Stanno esplodendo un po' tutti. Avete visto qualcosa? È il nero. Io, raga, l'ho detto che è lui. Ryan Anan. Ryan Anan. Secondo me anche. Io lo dico da tipo 4 turni, quindi. Allora, ciao Salvatore Nuzzolillo. Ciao RX. Ciao Vincenzo Mandala. Ciao Veronica Calzolari. Ciao Tommaso Baraccetti. Ciao Zoboli Riccardo. Ciao Luca Nikes. Non so se ho letto bene. Non è il nero, fidati. Secondo me, vabbè, ho votato. Proviamo, dai. Ciao Alex Max 03. Ciao Simona Manzella. Ciao Veronica Lillini. Vediamo. Il nero è stato buttato fuori. Non era l'impostore, ho fatto uno sbaglio. Ho fatto un errore grande, ho buttato fuori un innocente. Lavanda 064, dei glitch sono usciti. Perché? Perché escono? Allora, potrebbe essere anche Fenxy, eh? Fuff. Fenxy Fuff è l'impostore, anche perché voglio dire, non è che siamo rimasti molti. Chi è? Chi è l'impostore? Facciamo anche la luce. Ok, non so cosa sto facendo. Che devo fare? Oh, vabbè, non lo so. Erano loro due. Reyes Pro e Lavanda 060. Ma che tra l'altro Lavanda è uscita. Allora, play again. Mettiamo pubblico. Scusa, perché è privato? Allora, vediamo se mi ricordo chi c'era già prima. Che ovviamente bisogna far giocare anche gli altri. Quindi, Fancy Foof, perdonami, ma hai già giocato. Poi, Ryan Anan. Hot Pizza, sì, l'aveva già giocato altre volte. Mi dite. Qua, se c'è qualcuno che ha già giocato, raga, che così mi fido di voi. Mi dite? Ciao Teresa Monteforte. Mi dite se c'è qualcuno che devo buttare fuori, tipo? E così almeno evitiamo di far giocare magari sempre le stesse persone. Mimmo? Mimmo 12? Ok. Mimmo 12. Va bene. Jason? Ho già giocato. Ok, l'ha detto. Vediamo. Pizza. Jason? Mimmo, sì, l'abbiamo fatto uscire. Hot Pizza aveva giocato. Ciao ragazzi. Per chi ha già giocato. Per favore. Esca. Facciamo così. Porca. Ma che sto facendo? Ok, dai.
Va bene, va bene. Possiamo giocare. Ok. Va bene, startiamo. ZKINXG. Raga, se dovessimo riuscire a fare un'altra partita dopo, ricordatevi che quello è il codice. Non riusciamo più, a essere impostore. Niente. Brufolo comunque continua a voler vincere. Non vuole demordere, eh? Non va la tastiera. Perfetto, questo non è un buon segno. Perché si bugga pure la tastiera? Perché? Vediamo. Qua. Download. Dai, 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 che voglio vincere. Dai, che voglio vincere. Ok, abbiamo qua un'altra missione o due. Vai, butta fuori le foglie. Che non servono nell'impianto di respirazione. No, non si dice di respirazione. Di ventilazione. Proviamo ad andare ad admin. Vediamo un po'. Sicuramente questo verde ha brutte intenzioni, mi sta seguendo malissimo. Con molta cattiveria aggiungerei. Dai, ce la facciamo stavolta a vincere? Facciamo Electrical. Comunque, devo essere sincero, Rocket League mi è piaciuto veramente tanto. Mi è piaciuto tanto anche 60 Second. Sono giochi che magari uno sottovaluta, però poi in realtà sono belli. Per cui, fantastico. Ci sta, dai, ci sta. Among Us già lo conoscevamo, già abbiamo portato altre live su questo gioco. La prossima volta che facciamo la live, però, non facciamo Among Us, ma facciamo altro, raga. Portiamo qualcos'altro. Bisogna capire che cosa, però. 9, 4, 7, 3, 9. Ok, tutti qua. Sarà facile per l'impostore ammazzare qualcuno. Siamo tutti qui. Bellissimo. Raga, avete lasciato like? So che sono rompiscatole. Dai con i pollicioni. Ma che cosa è successo? Cosa è successo? Come? Perché ho perso? Ne facciamo ancora una. Ne facciamo ancora una. Poi basta per oggi, raga, dai. Non so cosa sia successo. Non vorrei che sia tipo la mia connessione, ma non credo. Niente, raga. Qualcosa è andato storto. Ci sono quelli di prima, però effettivamente non hanno giocato. La restart. Non so cosa sia successo. Non capisco. Deve essersi buggato qualcosa. O magari c'era un hacker di mezzo. Che ne so. E vabbè, riproviamo. Ah, non avete sistemato l'ossigeno, quindi siamo morti? Ah, perché bisogna fare anche qui. Vabbè, troppe cose, raga, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Ok, ragazzi. Diciamo che questa è l'ultima partita per oggi. Ma che sta succedendo? Perché non starta la partita? Allora, non va. Siamo in quanti? Si è buggato? Non so cosa stia succedendo. Non lo so. Non ne ho idea. Raga, non capisco. Non va. Non la starta. Non starta più le partite. Allora. Leave game, raga. Per forza. Bisogna ricambiare tutto perché si è buggato sto gioco. Vabbè, lasciamo perdere. È andata. Cambiato anche il codice, però vabbè. Essendo l'ultima partita, non servirà. Perché tanto, anche se ve lo segnate, non so se potete entrare. Comunque questo qua, DVMPBF, in caso. Allora, siamo tutti nuovi? Amo,
Grazie di cuore a tutti, ragazzi. Ciao. Raga. Ok. Startiamo. Oh, stavolta è andato. Prima c'era un hacker che ha fatto crashare tutto. Ecco che cosa è successo. È buggato tutto. La volta buona. Niente. Perché? Volevo essere io l'ultima partita. Siamo in live da 2 ore e 25 minuti, raga. Non è male questa cosa. Alle 23. Perché si sta buggando in maniera molto strana? Ah, ok, si è ripreso. Ok. Va bene. Si era buggatino. È tipo i pantaloni che correvano da soli. Quindi bisogna per forza fare l'ossigeno. Così, adesso bisogna per forza fare qualcosa. Perché altrimenti esplodiamo? Altrimenti finisce prima del previsto? Ho capito. Ho capito. Ma non sono ancora esperto a questo gioco, Un po' di tempo. Dai ragazzi, siamo quasi a 15.000 like. Siamo praticamente a 13.000. Mi raccomando, continuate a lasciare like. Mi raccomando. Dai con i pollicioni. Qua c'è... Eccolo qua. Caffetteria reported di un cadavere. Caffetteria è esploso male. Ovviamente. Caffetteria, raga. Caffetteria. Cos'è questo? Oddio. Ma cos'è questa roba qua? Ma pensa. Ma pensa a te. Question. Wolfix. Va bene. Fantastico. Skippo perché non ho idea. Dai ragazzi con le votazioni. Dai. Allora. Ciao Xin Ruye. Vediamo. Ciao Sara Gelasio. Ciao Federico Epis. Nessuno è stato buttato fuori. Ciao Stefano Manetti. Ciao Daniele Siracusa. Allora continuiamo. Continuiamo. Ah no, devo andare di qua. Vediamo se è la volta buona. Vediamo un po'. Ok. Allora. Dai con i pollicioni, raga. Ciao Alberto Tuzzi. Ciao Baby Alpha. Altre task? Ah, sempre qua. Con la tessera. Sanitaria. Non era così da dover fare. Ma porca. Ma vacca. Ma porca. Niente. Troppo veloce, ho capito, però lo faccio più piano. Ma com'è possibile che sto punto è sempre così? Cos'è che sbaglio? Non comprendo. Adesso è troppo... madonna, mezz'ora per fare sta roba. Ok, cos'è? Reactor. Andiamo al reattore termonucleare. Abbiamo Giancarlo Ardiano che continua a dare soldi, un euro questa volta. Grazie mille Giancarlo, gentilissimo. Però ve l'ho detto raga, non è necessario. Però un bacio, grazie mille. E poi abbiamo Matteo Pegoraro, 5,50 euro. Ragazzi, troppo. Veramente Matteo, grazie infinite per il tuo sostegno e supporto. Lo apprezzo davvero tanto. Chi? Soprattutto. Grazie infinite Matteo. Ciao, ti voglio molto bene. Ma hai visto la Ferrari di Formula 1? No, Matteo, non seguo la Formula 1. Però anche io ti voglio bene. Grazie mille Matteo. Fedro Fedriga, 5 euro anche per lui. Grazie di cuore Fedro. Raga, siete troppo gentili, veramente. Un bacio grande. Grazie mille Fedro. Ti piacerebbe fare un video con i Pantelas? Vabbè, certo.
Ci mancherebbe. Sono bravi. Skippo il voto perché tanto qua non si è capito niente. Grazie a tutti per la vostra, veramente, per il vostro sostegno, raga, veramente. Ciao Alessia V. Ciao Adriana Rega. Poi vediamo. Gabriele Zamblera, 1 euro. Grazie infinite, Gabriele. Grazie, grazie, grazie. Ancora nessuno. Ciao Adelina Duda. Spero di aver detto bene il tuo nome. Ciao Deep Shine Music. O Deep. Allora, fan brufolo. Il fan dei brufoli è uscito. No, è uscito. Magari è andata via la connessione o qualcosa. Questa è l'ultima partita per oggi, raga. Abbiamo fatto un bel po' di cose, dai. Questo è palloso. Però bisogna farlo. Copiamo la sequenza. Dai, l'ultimo. Ok. Madonna, per un attimo non mi ricordavo più. Ho detto, ma sono deficiente? Va bene. Abbiamo fatto anche questo, abbiamo fatto tutto. Ora rimane solo da trovare l'impostore. Sarà quello il problema. Magari. Allora. Vediamo. Ciao Miriam Landolfa. Poi. Ciao Luna Ru. Ciao Adriano Olteanu. Matteo Pegoraro. Altri 2,30 euro per lui. Grazie infinite, Matteo. Veramente non è necessario, però lo apprezzo tanto. Mi puoi salutare in un prossimo video, ti prego. Come dico sempre, per essere salutati in un video bisogna scrivere un qualcosa di divertente, una barzelletta, un qualcosa di divertente. E da lì poi prenderò 4 nomi che verranno salutati, ragazzi. Però Fedro, grazie di cuore. No, ho sbagliato, Matteo. Perché Fedro ha donato altri 5 euro. Comunque, ciao Matteo, un bacio. Fedro, altri 5 euro. Fai, se ti piacerebbe fare un video con Iones. Nico e... non so chi siano, Fedro. Perdona la mia ignoranza. Comunque, grazie per i tuoi 5 euro. Grazie, grazie, grazie. Un bacio grande. Anzi, per i tuoi 10 euro. Ciao Antonella Facciolini, che dona tra l'altro 2 euro. Grazie di cuore, Antonella. Un bacio grande anche a te. Brufolo is good. Thank you. Cosa? Shish. Shock because. Come lo dice? Ciao Maurizio Allocca. Ciao Fabiola Russo. Ciao Marisa Boato. Ancora nessuno è stato trovato. Ma perché finisce sempre così? Adesso ammazzeranno ancora qualche persona e poi abbiamo perso. Vabbè. Oddio. Ion08, mi stai seguendo? Vuoi ammazzarmi? Stai aspettando che non ci sia nessuno per farmi del male fisico? Basta che lo dici, eh? Ah. Boh. Raga, siamo quasi, a 15.000, A 15.000 like, mi raccomando, ragazzi, con i pollici in su. Siamo a 13.300. Dai, ragazzi, con i pollicioni. So che qualcuno di voi ancora non ha lasciato un like. Io vi osservo, da questi occhi l'ho notato. Che non avete ancora lasciato like. Dai, ragazzi, con i pollicioni in su. Arriviamo a 15.000 prima che finisca la live. Dai, raga. So che ce la possiamo fare. Ancora Fedro. Basta, Fedro. Altri 5 euro per lui. Sei già 15. Basta, Fedro. Grazie infinite. Lo apprezzo, però va bene così. Videogioco preferito di Super Mario. Io giocavo Super Mario e basta. Cioè, non... avevo quello del Nintendo DS, tra l'altro, anche. Bellissimo. Avevo anche i trucchi, però, perché io avevo il... com'è che si chiamava? Porca vacca, la memoria da scimmia! Avevo quella schedina che tipo ti faceva avere tutti i giochi craccati coi trucchi, robe incredibili, robe mostruose, fantastico, finito bene. Non me lo ricordo! L'R4! Bellissimo, quindi avevo il gioco lì.
Shock. Perché schivo cosa c'è? Shock. Allora, io continuo a schippare perché non ho idea. Non ho idea. Allora, eccoci qua. Abbiamo Giancarlo Ardiano che continua a donare un altro euro per lui. Grazie infinite, Giancarlo. Un bacio grande. Grazie, grazie, grazie. Eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Con le cifre che non dovete donare. Alex Kirsten, 10 euro per Alex. Grazie, Alex, ma non dovevi, veramente. Perché non vi tenete i soldini per voi, raga? Per le cose vostre. Grazie, Alex, lo apprezzo tanto, veramente. Un bacio grande. E un abbraccio virtuale. Ciao, Fancy, continui sempre a strapparci un sorriso. Grazie mille, grazie a voi, ragazzi. Io spero di riuscire davvero a strapparvi un sorriso e a farvi divertire ogni giorno. Lo spero tanto e continuerò a provarci. Anche a costo di non dormire per un mese. Vi voglio bene, ragazzi. Un bacio grande. Giancarlo Ardiano, 2 euro ancora. Niente, Giancarlo, continua. Te lo meriti, spero riporti Golfing Overit. Grazie, Giancarlo, grazie mille. Un bacio e porteremo anche Golfing Overit. Quel problema c'è, scleriremo anche lì. E vabbè. Grazie a tutti, ragazzi. GLD Times, quanto sei alto? Ragazzi, sono alto 1,82 m circa. Sono tanto altino, devo essere sincero. E sono morto! Mi hanno ficcato una spada nell'occhio. Era Cookie. Ma dai, quello fiorellino in testa, puoi pensare che è un impostore incredibile. Va bene, ragazzi. Allora, siamo arrivati praticamente giusti, perché sono le 20:26. In questo momento torno a essere grande. Ok, ragazzi. Chiudi Golfing Over. Volevo dire Among Us. Troppi nomi di giochi oggi. Stavo morendo. Allora, ragazzi, abbiamo portato Among Us. Ma sto morendo. 60 Second e Rocket League. Abbiamo portato tre giochi che, devo essere sincero, mi sono piaciuti un sacco. Spero sia piaciuta anche a voi questa live. Era da tanto che comunque non vi vedevo e mi mancavate. Vi vedevo, vabbè, avete capito. Spero vi abbia fatto piacere questa live da 2 ore e 40 minuti, che voglio dire, quasi 3 ore non è poco. Abbiamo Giancarlo, no, ho sbagliato, Fedro, che dona altri 2 euro, grazie Fedro. Fancy, hai giocato a Flappy Bird? Ho giocato, lascia perdere, quel gioco orribile e fastidioso che ti fa sclerare. Comunque grazie per la tua donazione. Grazie a tutti, ragazzi, per essere stati qua con me oggi, per tutto questo tempo. Spero stiate passando bene queste giornate. Spero che la didattica a distanza non vi stia dando troppo fastidio. E spero che stiate bene, che è quello che conta. Allo stesso tempo spero vi sia piaciuta questa live, perché è quello che a me preme. Che voi vi divertiate e che passiate bene questo paio di ore così. Grazie veramente a tutti, ragazzi. Sappiate che vi voglio tanto bene. Che siete davvero la mia seconda famiglia. So che sono ripetitivo, noioso e palloso, ma è la verità. Grazie di cuore a tutti, dal primo all'ultimo, per messaggi belli, donazioni, per essere stati con me per quasi 3 ore praticamente. Grazie di cuore a tutti. Cos'è? Rascelle Akeiko. Spero di averlo detto bene. Sei razzista? Assolutamente no. Ho anche degli amici che non sono italiani. Ci mancherebbe. Perché dovrei essere razzista? Che se ne frega del colore della pelle? Ma chi se ne frega di ste cose? No! E spero che non lo siate neanche voi, perché non serve a niente. Allora, ragazzi, detto questo, spero con tutto il cuore di essere riuscito a farvi divertire oggi. Filippo, Filippo, grazie mille per il tuo insulto. Arrivederci. Ci sono persone che non riescono a rimanere con tranquillità all'interno di una live e mantenere un po' la calma e passare il tempo insieme. Devono creare scompiglio e vabbè, divertitevi. Niente, ragazzi, io concludo qua. Concludo qua perché altrimenti starei ancora 7 ore con voi. Grazie di cuore a tutti, veramente. Un bacio grande a ognuno di voi e un abbraccio virtuale immenso. Veramente vi voglio bene. Vi prometto che un giorno ci sarà la possibilità di vederci di persona con un raduno. Quando tutto si sistemerà, ve lo prometto. Niente, ragazzi, vi ricordo che la live rimarrà sul canale, quindi se volete potrete andare a guardare quello che volete, così, andare indietro, avanti, è lì. Potete guardarla quando vi pare.
E condividetela, mi raccomando. E lasciate like se ancora l'avete fatto. Basta, vi ho rotto abbastanza. Buona serata, ragazzi. Buon appetito per chi ancora non avesse mangiato. Per chi non ha ancora mangiato. Ma perché non so parlare? Ci vediamo molto probabilmente domani con un nuovo video sul canale. O massimo sabato alle 14. Per cui non mancate, ragazzi, mi raccomando. Tenete sempre gli occhi aperti sul canale, perché usciranno anche dei video tipo di qualche anno fa. Intendo gli argomenti che potrebbero piacervi molto. E soprattutto dove mi farò del male, non dico altro. Per cui rimanete sintonizzati al canale. Attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. E dite ai vostri amici di iscriversi. Spam tantissimo. Grazie di cuore a tutti, ragazzi. Vi voglio bene. Grazie. Grazie per tutto. Un bacio grande, ragazzi. Vi voglio tanto bene. Buona serata. Buonanotte. Buona scuola. Fate i bravi. Ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video sul canale. Grazie ancora di tutto, ragazzi. Vi voglio tanto bene. Ciao, ragazzi. Un bacio grande.